Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono DDCinema98 e bentornati in questo nuovo cinegiornale in cui affronteremo gioie e dolori, o solo dolori, o solo gioie, non lo so, ma di certo saranno notizie cinematografiche e quindi sono tutto ghiassato. Intanto abbiamo delle persone che cominciano già a scrivere, tipo Lorenzo Palmas che commenta con una notizia che non tratterremo stasera, ma grazie Lorenzo per averci informato. Mi fa piacere, comunque, cresciuto con i fantagenitori, quindi mi sono un po' scaldato il cuoricino con quel trailer. No, caro, semplice ritardo, normalissimo, come in tante dirette. Ciao Sofia, ma ciao al caro Spartano, ciao carissimo, e perfetto, ciao a tutti, è sempre un piacere partecipare alle live. Mister Deju scrive così: oggi sono lieto di aver finalmente recuperato due carte davvero ottimi, uno strafamoso e uno un po' meno, Highlander e l'arrivo di Wong. Grandissimo, grandissimo, Manetti Bros, ragazzi, guardate sempre Manetti Bros. Ma adesso bando alle ciance ed è il momento di presentare gli ospiti della serata. Abbiamo un cavallo di razza pura che ieri ha veramente deliziato YouTube con una diretta piena di ospiti, veramente. Abbiamo parlato di Dario Argento, del caro abbiamo parlato insieme a Victor Federico Frusciante e Kratos e Daniele Misischia e chi cazzo c'era? Non mi ricordo più, ma di certo c'era Paolo Sì, Innocenti. però io non posso iniziare una live con te che dici Highlander, ma Highlander neanche se tu ti rifacessi al glande che hai tra le gambe. Ma porca Highlander, Andri, Highlander, ma posso come si fa a iniziare una live senza sbagliare? Highlander? Questo te devi fare, oltre al best of che dovete vedere, a fine anno, il best of degli errori durante proprio tutte le dirette, perché Highlander è meraviglioso, è come Shyamalan di ieri sera, quando volevi dire Shyamalan. Che hai tirato fuori quello misto. Però quello, dai, sbagliare la pronuncia di quel regista già più normale, dai, dai, quella concedimela, dai. Shyamalan, è facilissimo, Shyamalan. Shyamalan, perfetto, perché mi compito la... ecco, hai visto? Hai Esatto, visto? L'hai appena vedi? avuta, perfetto. Perché mi Esatto. complico la vita inutilmente? Non Però si sa, dai, non si sa. C'è dai, rimasto male Paolo. anche Newt Scamander dietro, guarda, metti, guarda. Sì. Bentornato, cavallo, bentornato. Come ti senti dopo ieri sera? Mi sento bene, dai, ieri sera è stata una bella live lunga, 3 ore e mezzo, stasera magari sarà più sprint, ieri avevamo degli ospiti per la prima volta sul mio canale come Frusciante, come Victor Laszlo, quindi recuperatela nel caso non l'aveste vista, stasera invece siamo tra amici, ci siamo visti più volte in diretta, quindi c'è meno ansia. Ah, che bello! Cioè, vedi, pa Paolo rivela il dietro le quinte di come si sente durante certe Certo, dirette. Tra l'altro, assolutamente. l'altro ospite che non mi ricordavo, quindi non prendermi a calci, carissimo, quando vedrai magari questa live in differita, era Michele Innocenti. Quindi, ciao Michele, ecco, hai visto, mi sono ricordato, non picchiarmi. Perfetto, ok. Un salutone a Michele, ma stasera abbiamo una persona che non tornava qui da tantissimo tempo e sono felicissimo di riavere qui, di riabbracciare a braccia aperte il caro Demos. Buonasera, buonasera, salve, salve. Beh, se sei felice di avermi, ti basta poco per essere felice. Ma Comunque, dai, ma dai. Grande Debots. ma sì, come si fa a entrare in live dopo no, proprio l'ingresso strabiliante di Paolo Innocenti? Come si fa? Sì, È un compito proprio. arduo, un compito arduo. Quindi, poi non posso neanche fare le battute su quelli dietro perché non si vedono più, cioè, Vedi, capito? vedi? Ho perso La tutte le magia carte di lì. StreamYard, la Se magia l'è di giocata il StreamYard. cavallo di razza, giustamente, giustamente. Comunque, buonasera a tutti, buonasera. Sono carico e molto, molto interessato da un paio di news in particolare. Grandissimo, grandissimo, caro Giovanni, ma non abbiamo finito perché abbiamo qui un altro ospite che non era presente in queste live da un po' di tempo e quindi io sono proprio deliziato, deliziato di avere qui con noi il caro Gianni. Ciao, ciao, un piacere Ciao. di nuovo essere qui. Mannaggia Shyamalan, mi sbagli. Shyamalan, che c'è? Shyamalan, Ma è Shyamalan. quell'estro di Andrea che nel quaderno degli errori puoi trovare Almodovar con questi Hai ragione, aggettivi. porca. Ma non ricordiamo certi lati oscuri di queste live, Paolone, dai, Maledizione, capisco. Shyamalan. Però dai, io dopo tanto tempo imparo.
forse. Ok, comunque, dai. Io sto bene, grazie, tutto a posto, e sono felice di essere di nuovo qui, e dai, come si dice? Dai, andiamo, sono pronto, carichissimo per parlare di cose molto leggere, molto simpatiche, iniziando proprio dallo sfondo con questo trailer che sicuramente è entrato nel cuore di tutti noi. Però vabbè, al di là di questo, devo dire la verità che questo terzo capitolo di Animali Fantastici lo attendevo come un paletto ficcato dietro il mio deretà. Cioè, proprio lo attendo in un modo molto, molto... specifico. Esatto. Molto specifico. Perché, un po' da fare, ma... perché il secondo film è stata una scottatura tremenda nei miei confronti, devo dire la verità. Perché, anzi, non riesco neanche a giustificarlo tanto, perché per quanto l'ascesa di Skywalker l'abbia odiato di più, almeno lì so come mai è stato sbagliato, ovvero il tentativo di accontentare tutti, allora sono andati in confusione. Invece non capisco come la Rowling si sia persa in una sceneggiatura del genere. E questa cosa mi ha fatto molto dispiacere. Tuttavia, nonostante il secondo sia terminato con un colpo di scena che veramente non sta né in cielo né in terra, a meno che non so come lo potranno sistemare, nonostante il secondo capitolo per più volte, a parer mio, perdeva completamente tempo, cioè io raramente ho visto dei blockbuster che non hanno niente da dire e per questo allungano fino alla fine, con tutto che io il primo Animali Fantastici l'avevo apprezzato tanto, però questo trailer mi è piaciuto, devo essere sincero, non me l'aspettavo, perché c'è un elemento in particolare su cui hanno parecchio puntato, che mi ha preso abbastanza, devo dire la verità, perché la maggior parte del trailer si concentra sullo scontro tra Silente e Grindelwald, soprattutto per quanto riguarda, cioè ho visto anche delle parti psicologiche, come quando parlano nel locale, ci sono dei momenti che mi hanno fatto dire, minchia, sembra visivamente bello, perché io non sono così cattivo con il regista degli ultimi Harry Potter, ovvero sto dimenticando il nome, datemi una mano, questo là. Hai detto il cognome. Doveva dirlo lui. Esatto. Perché magari veniva fuori un Iates che avrei amato, però. Ma Paolo, adesso però, ora ti distruggo. Bullismo. Beh, se proprio vogliamo essere fiscali, è Grindelwald. Wald, esatto. Perché anche Grindelwald è... Paolo, hai contagiato tutti, maledetto. Però ti posso assicurare che comunque 10 volte meglio di chi ha sempre detto Grindelwald, che è ancora peggio. Meno male, l'ho fatto visto, è un Wald. Ok, tutte queste cose, cioè questo elemento, io non ho mai detestato quel regista lì e penso che col passare del tempo sia anche migliorato, perché Tarzan nella messa in scena registica mi aveva anche colpito in dei punti, il primo Animali Fantastici l'avevo apprezzato molto visivamente, il secondo l'ho visto più spento, devo essere sincero, però questo sembra spettacolare e le atmosfere mi piacciono. E soprattutto mi lascio trascinare da Silente e da Grindelwald, che sembrano appunto, e poi soprattutto il caro Mikkelsen sembra meraviglioso nella recitazione, anche se mi dispiace sempre del cambio di attore, è una cosa che solitamente non sopporto quando nel bel mezzo di una saga proprio vedi un attore cambiato, quindi al di là di quale sia il motivo mi irrita, cioè non lo sopporto. Però comunque non fa niente, hanno scelto un grande attore per sostituire un grande attore, la cosa mi va bene. Non capisco perché non abbiano mantenuto continuità visiva questa cosa, perché almeno cerca di compensare, forse anche perché questo attore darà un'interpretazione un po' diversa da quella di Johnny Depp, perché inevitabilmente è quello che succede, e quindi hanno cercato in tutti i modi di non far sembrare che sia la copia messa lì per mettere una pezza. Quindi questa cosa la capisco pure se non mi fa impazzire. L'unica cosa che non sopporto, che detesto enormemente in questo trailer, è il cazzo di umano con la bacchetta. Perché il fascino di Animali Fantastici è qual è? Ovvero che tu metti fratellanza tra umani e maghi, gli umani sono fighi nella loro normalità, se tu dai all'umano una bacchetta, dove cazzo sta
questa figaggine nella normalità? Dove sta la bellezza del babbano? Dove sta? Ma non lo so, retconneranno qualcosa, spero di no. Queste sono le mie impressioni di questo trailer, che devo dire che rispetto a quello precedente l'ho abbastanza apprezzato, sono ancora scottato, non lo attendo con hype, però vediamo. Caro Paolo, cosa hai da dire? Allora, premetto che in tantissimi avranno ascoltato il mio parere al riguardo, sia sul mio canale che in altri lidi, però mi fa piacere ripetermi anche qua. Devo dire che invece a me non abbia proprio detto niente questo trailer. Io non sono mai stato così fan di Animali Fantastici, seppur il secondo ai tempi, ancora non so, errori di gioventù, quando lo vidi, siccome ne avevo sentito parlare talmente male, ricordo che andai in sala con aspettative bassissime ed invece mi piacque. Ora rivedendolo, non lo so, si cresce, sarà capitato a tutti di avere quei film che lì per lì ti piacciono e poi dici, ma come, anche il primo Venom ai tempi mi piacque, quindi meno male passano gli anni. Fatto sta che questo terzo trailer, devo dirti la verità, mi fa porre un sacco di domande. No, aspetta, terzo, vorrei dire secondo. Cioè, non questo non è il terzo trailer che è uscito di Anima, è il secondo? Vabbè, forse secondo mi sono sbagliato trailer. Perché è il terzo film e ho detto terzo trailer. Devo dire che il trailer del terzo film, per meglio dire, mi ha fatto porre un sacco di quesiti. Penso al personaggio di Jacob, che dovrebbe essere Nomag, eppure con quella bacchetta inizia a far fuoriuscire questa energia, questa magia, e ripenso anche alle parole del primo Harry Potter, famosissima, e la bacchetta che sceglie il mago. Qua nel trailer precedente vedevamo proprio che gli venisse consegnata. Se poi penso a Newt Scamander, che ormai è diventato una comparsa nel trailer, ha talmente poco spessore che, dico, vediamo un po', così come gli Animali Fantastici, che magari ci sono un po' di più, però effettivamente. Vero. Poi magari a livello di action, a livello di coreografie, proprio effetti speciali, scene d'azione, potrei restare anche soddisfatto. Dico solo che per me tante cose verranno aggiunte in corso d'opera. Ricordiamo, c'è la parentesi aperta con Credence, che dovrebbe essere il fratello di Silente, ma in tutti questi anni dove l'abbia messo non si sa, dove l'avesse tenuto nascosto. Quindi ho paura che tutto sarà ancora più forzato, che usciremo dalla sala con ancora più dubbi. A questo punto, un po' come dico per Jurassic World Dominion, spero almeno sia divertente e che in corso d'opera riescano almeno a migliorare il tiro rispetto al film precedente. Io non sono molto fan nemmeno del primo, sono sincero. Per me gli Harry Potter sono una cosa, Animali Fantastici non si avvicinano minimamente anche ai peggiori Harry Potter, ecco. Concordo, anche se devo dire la verità che il primo, dovrei rivederlo, però lo trovai degno della saga di cui porta il nome. Poi il secondo, vabbè, lasciamo stare. Comprendo, effettivamente è vero, hai citato una cosa che io non avevo detto prima, ma è vero che il caro Scamander qui non si vede proprio nel trailer, nonostante sia proprio quello che ha fatto partire tutto, che cosa stranissima. E vediamo un po'. Tu, carissimo Debots, che sei un amante di Harry Potter, pure tu, sì. Spensierato, gigantesco, racconta quanto hai amato questo trailer, anche se in realtà non penso proprio, però racconti. Allora, devo dire che in realtà il primo trailer mi era anche piaciucchiato, senza farmi impazzire, ma mi era piaciucchiato. Il secondo io lo ritengo la versione estesa e depotenziata del primo, nel senso che alla fine ha molte scene anche simili, riprese, al massimo un po' estese così, ma per qualche motivo c'è meno magia, secondo me. Mi ha proprio messo meno voglia di andarlo a vedere, meno curiosità. Il primo, tutto sommato, invece un po' mi aveva incuriosito. Allora, in realtà io sono disposto a passare sopra tante cose, ma tante, veramente, con tutta la buona volontà, ma più ancora della bacchetta, ma ne parlo tra un momento, della bacchetta, quello che davvero mi fa perdere la magia, la fascinazione, no, per questo universo, e vedere Silente e Grindelwald vestiti come banchieri di Wall Street. Veramente. Allora, i maghi
Dovrebbero, ma vediamo anche qua dietro, vediamo comunque Newt e quest'altra donna che adesso non so chi sia, non penso che l'avessimo personaggi vista. Così buttati. Penso sia un personaggio nuovo, non mi pare che l'avessimo vista prima, poi magari c'era nel secondo, non me lo ricordo neanche. dire quanto, ecco. Grande fan, il primo grande sicuramente fan. Non c'era comunque. Quello posso, perché il primo l'ho amato, l'ho rivisto tante volte, non c'era. Nel secondo, comunque, li vediamo, ok, sono vestiti in modo più o meno formale, ma un minimo di stravaganza, no? Anche solo nel colore, nella texture, c'è. Grindelwald è silente? Proprio no. Cioè, sembra che abbiano preso Jude Law e Mads Mikkelsen, non so, fuori dalla cerimonia degli Oscar, no? Li abbiano portati sul set, li abbiano rapiti e portati sul set, perché sono vestiti veramente... come se andassero a una cena d'affari, a un incontro con l'avvocato, col notaio, non lo so, è allucinante questa cosa e secondo me è veramente deludente, perché, caspita, anche dai libri, no? Ci viene detto che i maghi comunque non sanno vestirsi come i babbani e, insomma, quando ci provano il risultato è sempre comunque un po' sgargiante, no? Lo provano a passare inosservati ma non ci riescono e, caspita, vediamo comunque anche Silente nei ricordi, no? Nel Principe Mezzosangue, comunque quando va all'orfanotrofio a prendere il piccolo Tom Riddle, sì, è vestito un po' più da babbano, no? Rispetto alla tunica da Mago Merlino che ha normalmente, però qualcosa, no, di un po' strano c'è nell'abbigliamento, questa sciarpa, questa, no, questo, come dire, questa giacca un po' così, anche oversize un po', mi sembra. Comunque ci sono degli elementi che ti fanno dire ok, comunque è un mago, no, che si è un po' vestito da babbano eccetera, ma qui veramente che motivo c'è di farli vestire in giacca e cravatta questi due? Nessuno secondo me, poi mi sbaglierò, però veramente lo trovo un elemento che fa proprio scendere l'hype e non ti sembra di vedere no, qualcosa di ambientato nella saga di Harry Potter? È vero. Non ti sembra. Ci buttano forzatamente poi la colonna sonora per farti dire, ma tant'è, esatto, a questo proposito ci stavo per arrivare, tant'è che io la prima volta che ho visto il trailer mi ero inconsciamente dimenticato, no, che fosse collegato a Harry Potter vedendolo, sento la sigla di Harry Potter, ma perché ce l'ha messa? E poi ho capito dopo, ok, è vero, cioè dopo un secondo, no, ho ricollegato. Dopo un istante ricollegato, cioè, ma Animali Fantastici e Harry Potter? Ci rendiamo conto che è totalmente scollegato, è una tristezza, perché, insomma. Riguardo alla bacchetta, invece, sono ottimista. Nel Sei senso, ottimista? Nel senso, io credo che sarà solo un, diciamo, travestimento, cioè farà parte del travestimento di Jacob per passare inosservato tra i maghi. Tant'è che nel primo trailer si vede lui a Hogwarts, no? Che mangia nella sala grande insieme a due bambine. Che, dove l'hai presa quella bacchetta? Me l'hanno regalata per Natale, no? Dice, ecco, io mi aspetto che lì ci sia la battuta fanservice, ma è la bacchetta a scegliere il mago, no? Me sì, ma ho paura che sia poi un'altra retcon tremenda proprio per far funzionare. Ma no, ma perché hai paura di retcon, Paolo? Non ci sono mai stati in Animali Mai, Fantastici. Ma come assolutamente. No, momento, non c'è momento. Un figlio illegittimo. Momento, io sono convinto che questa bacchetta o sia finta o sia fatta solo per fare giusto quelle due o tre magie un po' a random, o magari, non so, in realtà ci sia Silente o Newt che la usano al posto di Jacob solo per farlo sembrare un mago lì in mezzo. Secondo me ci sarà più collegata a delle gag che non veramente. Che magari sul finale poi scopriamo che non era lui a fare le magie, ma c'era sempre sotto una sorta di incantesimo di qualcun altro. Secondo me addirittura, se volessero invece provare la carta della sorpresa, cioè in realtà Jacob è un mago che non è mai stato scoperto, no? Nessuno se n'è mai accorto prima, potrebbero fare che la prima volta lui prova a usarla istintivamente, viene una magia, poi si scopre che era Newt dietro. E poi invece sul finale del film lui prova, no, in un momento di emergenza così a usarla, la fa davvero, per dire. Ah, che bello, sarebbe un bel modo per mandarli a cagare subito, benissimo, dai. Guarda, sarebbe comunque, tutto sommato mi piacerebbe, non la troverei pessimo. Come
mai? Non pensi che vada in contrasto con quello che l'opera voleva raccontare dall'inizio, con il rapporto babbani-umani? Sì, però è un modo anche per dire che questo personaggio ormai si è inserito in quel mondo, no? Cioè, e poi, diciamocelo, non puoi portartelo dietro per 5 film un babbano, lo vai a chiamare tutte le volte, perché... perde un po' dopo il primo film e dopo il secondo perde proprio la sua utilità, secondo me. Vabbè, almeno nel secondo c'è quella, cioè nel terzo possono fare che lui va a recuperare la sua amata, che nel secondo è stata scritta di me, mamma mia, devo ripensarci. Vabbè, ok, va bene, vediamo. Grazie carissimo Debos. Nel frattempo, ah no, aspetta, hai qualcos'altro da aggiungere, perché magari ti ho interrotto. No, prego. Okay. Buonasera al caro Alessandro, e adesso diamo parola a Gianni, che ha le sue fan che lo amano e lo vedo a quanto pare benissimo. Hashtag le bimbe di Gianni. Ora anch'io poi ti faccio una foto e metto l'hashtag le bimbe di Gianni. Cioè, allora, lo dice perché anche lui vuole hashtag le bimbe di Paolo, capisci? No, io voglio i bimbi di Paolo, voglio una scherza. Okay. le bimbe va bene, le bimbe. Io dico una cosa, metto le mani avanti, mi faccio perdonare subito, ridicolizzandomi tra un po', però prima vi devo dire una cosa. A me, vai, Harry Potter non fa impazzire. Allora, non ho letto i libri, quindi non ho letto i libri, ho visto i film di Harry Potter, ma animali fantastici proprio no, ragazzi, cioè, proprio... i film di Harry Potter tutto sommato mi sono piaciuti, cioè li ho visti, ho detto vabbè, dai. Se c'è il terzo, che per me è pazzesco, il terzo Prigioniero di Azkaban, che è pazzesco, animali fantastici, non lo so, nulla di che. Ecco, posso dire una cosa? Il fatto che ci sia Mads Mikkelsen, per quanto magari per molti, giustamente come dicevi tu, è brutto che abbiano recastato un attore, quindi naturalmente un recasting... Sarebbe magari bello e interessante se danno una giustificazione. Ricordiamoci che nel primo era Colin Farrell che faceva lui. Colin Farrell. Quindi in realtà una giustificazione sul fatto che sia cambiato potrebbero darla a livello... Ma perché per forza? Cioè, alla fine... No, vabbè, io ti ripeto, non dico per forza, però a quel punto se devi cambiare l'attore magari potrebbe essere una mossa saggia, anziché sbattersi nel cazzo, dire vabbè, è così perché così. Detto ciò, boh, cioè, nel senso, io non ho per nulla aspettativa. A me non sono piaciuti quasi praticamente nessuno, nessuno, forse un po' il primo l'ho visto così e ho detto bah, vabbè. Secondo non mi ha detto proprio nulla. Sono uscito, che non l'ho visto in sala, quindi l'ho visto a casa, sono uscito così, ho detto bah, cos'è, non lo so. Però in generale non sono estremamente legato alla saga di Harry Potter, quindi comunque non percepisco questo trailer magari come l'avete percepito voi. Ma adesso mi faccio perdonare. Vai. Siete pronti? Siete pronti? No, dai, raccontaci come è nato il film di Gianni. Raccontacelo subito, che è più importante del trailer di Animali Fantastici. Vai. No, vabbè, semplicemente sono delle... Quando abbiamo iniziato a fare i video su Slim Dogs, in particolar modo su YouTube, e abbiamo iniziato... Ecco, come... No, vabbè, però è praticamente che su YouTube e su Twitch, in particolar modo, sono subentrato io in Slim Dogs, e abbiamo fatto un gruppo Telegram all'interno di Slim Dogs, che erano tutto per le persone che si abbonavano al canale Twitch, di base, e... Lì sul canale Telegram potevano anche chiacchierare con noi, e capitò una volta che suonai la chitarra per loro, cioè loro mi dissero canta una canzone e feci una canzone, da lì è nato questa lore delle bimbe di Gianni. Meraviglioso. Però mi sono fatto perdonare, l'avevo detto io. Sì, sei stato bravo. Bene, dopo che questo Latin Lover ci ha appena raccontato le sue care fan, direi adesso di passare ad un'altra notizia, visto che questo trailer pieno di entusiasmi ha fatto parlare di sé. Andiamo su una delle cose più inaspettate della mia intera esistenza, perché pensavo che fosse un miraggio, invece è così.
andiamo su il sequel di Io sono leggenda, che è stato annunciato. Allora, chi si ricorda di Io sono leggenda? Quel film con protagonista Will Smith. No. Scusami, posso dire una cosa? Quel film che ha previsto il futuro e ha anticipato Batman v Superman. Vero. Diciamolo. Vero che c'era il cartellone. Il grande pregio di quel film. Non so come. Aveva avvertiti. Bellissimo. È una cosa che effettivamente ogni volta che ci penso rimango sempre scioccato. Però, ok. Allora, film tratto dal romanzo, dallo stesso titolo, Io sono leggenda, da cui è stato tratto anche un altro... un altro film, lungometraggio celebre, L'ultimo uomo sulla terra, con Vincent Price, amato abbastanza dagli apprezzatori dei classici della fantascienza, anche se io ancora non l'ho visto. Invece Io sono leggenda è basato appunto sullo stesso libro, solo che sostituisce i vampiri con gli zombie e parla praticamente di un virus che ha sterminato l'umanità intera, perché ha trasformato tutti in zombie. È rimasta solamente una persona che cerca in tutti i modi di trovare una cura, mentre è completamente appunto solo su questa terra insieme al suo cane. Ovviamente faremo spoiler, perché parleremo del sequel. Se non avete visto questo film, ragazzi, aspettate la prossima notizia. In ogni caso, quest'opera con Will Smith fu un grande successo quando uscì. È lo zombie movie con il più grande incasso di tutti i tempi, non contando l'inflazione. Oddio, aspettate, World War Z ha incassato di più? Può darsi. Ora controllo. World War Z, Wikipedia. Allora, World War Z ha incassato... comunque l'inflazione. Sì, certo. No, aspetta, io sto vedendo senza contare l'inflazione, perché altrimenti... Ok. Quindi, 540 milioni per Io sono leggenda, per World War Z. 585 per... Io sono leggenda. Sì, esatto. Sì, ho appena visto, ha incassato poco di... Minchia però, per incassare di più già allora, è una cosa gigantesca. Sì. Comunque, grazie Gianni, cioè Giovanni, scusa. Grande... cambia così. Ragazzi, dai, avete l'assonanza, porca miseria. Comunque, grande successo con Will Smith. Certo, non è uno dei titoli più ricordati degli anni 2000 a livello qualitativo. Io l'ho rivisto 2 anni fa ed era un buon action, un buon thriller. Si guarda con un bel Will Smith, alcuni momenti toccanti, niente di particolare. Però, perché questa notizia stranisce? Come finisce sto benedetto film? Will Smith trova una cura per questi zombie, la lascia praticamente ad una donna e suo figlio, un bambino, si sacrifica per il mondo, si butta con una granata e distrugge questi zombie, almeno quelli che stavano cercando di ammazzarli, arriva l'alba e se ne vanno. Ecco, così finisce il caro film. Ecco, in questo sequel annunciato di Io sono leggenda, i protagonisti sono Michael B. Jordan, e qui, va bene, dai, vediamo cosa si inventano, e Will Smith. Io so. Vai, io so. Allora, no, perché secondo me, non so se lo sai, se lo sapete, ma c'è un finale alternativo, che è il finale tratto dal libro di Philip K. Dick. Cioè, nel libro di Philip K. Dick, Io sono leggenda, il finale era totalmente differente. Allora, la cosa bella del libro, che vi consiglio di leggere perché è un bel libro, è che il concetto di Io sono leggenda non era derivato tanto a Will Smith, perché era l'unico sopravvissuto, ma era derivato dal fatto che era l'unico vero infetto. Cioè, nel senso, erano tutti zombie. Lui era l'unico, era per gli zombie la leggenda, come posso dire, non era lui a riconoscersi la leggenda, era per gli zombie la leggenda Will Smith, ok? Quindi questa cosa secondo me è una cosa molto figa, che purtroppo non è stata mantenuta, ma in generale comunque dopo l'uscita in sala è pubblicato con il DVD e il Blu-ray, non mi sa solo il DVD perché all'epoca c'era solo il DVD, scoprimmo un finale alternativo dove
Will Smith non si sacrificava, Will Smith decideva di ridare indietro quello zombie curato perché riconosceva di essere lui la leggenda, in senso però negativo, cioè nel senso che lui effettivamente era la normale in un mondo di normali, che poi questi normali erano zombie, ma loro erano normali per come erano adesso. È come se noi andassimo, che ne so, su un pianeta dove ci sono gli alieni, diciamo, no, io sono leggenda perché sono l'unico sopravvissuto. No, perché tu sei l'unico che non è un alieno, come posso dirti. Cioè, è questo il concetto, è un concetto molto bello espresso nel testo, che nel film si perde totalmente, purtroppo, e credo che ripartiranno da questo. Cioè, io credo vivamente che sarà questo il finale che terranno in conto. Il secondo, che è anche quello che è stato apprezzato di più, poi anche durante la seconda visione. Però c'è un piccolo problemino, cioè che a parte che questo finale alternativo, che io sono d'accordo nel definire migliore del finale che è più classico, che poi dipende, perché dagli apprezzatori del libro è decisamente più apprezzato, dal pubblico generalista io ogni volta che vedo quel finale vedo delle critiche abbastanza negative, nei social però ricordiamoci che le nostre bolle sono diverse, quindi magari in realtà la percezione è diversa. Tuttavia, cioè, non è neanche una versione alternativa, una versione estesa, è proprio un finale che troviamo negli extra, in Blu-ray, eccetera. Ma Io sono leggenda è stato un grande successo, è conosciuto, e tu fai un sequel che praticamente tiene conto di un finale tagliato e non del finale che è quello che conoscono tutti. Io non penso, cioè, secondo me è un video commerciale, ma la vedo come un'anomalia. Vabbè che adesso viviamo nel tempo dei multiversi, però qua mi pare proprio andare oltre, con tutto che poi il film sarà scritto da Aliva Goldsman, che è praticamente lo stesso sceneggiatore del primo capitolo. Non si sa chi tornerà alla regia, cioè, non si sa che ci sarà la regia. In ogni caso, io non lo so, perché il film ha detto tutto quello che doveva dire, a meno che non facciano un secondo capitolo che rispecchi molto di più il libro, prendendo significati sociali molto interessanti. Io l'idea che ha esposto Giovanni non mi convince, cioè mi farebbe piacere che rendessero canonico questo. Sono Gianni, mannaggia la miseria. Hai detto Giovanni, ma hai detto basta, ma porca puttana, ma facciamo così, ne possiamo fare anche a meno, dai, rimettiamolo, povero Andrew, perché se poi, ecco, mi fa stare male, lo tolgo, ma ho bisogno di lui poi, perché Andrew è un po' come l'antistress, no? Ok. Paolo, questo è il mio canale, porca puttana, ti ecco, prendo a calci. Ricordiamolo, okay. Ricordiamolo. Ma comunque, no, perché da quando condividiamo lo stesso link di streaming si è montato la testa, ragazzi. Sì, ormai, proprio... ormai, ma sì. Tu puoi vendicarti. No, magari no, poi mi cancellano magari la live di ieri sera. No, non sono comunicativo, sarei un pezzo offline, sarei un pezzo di non in lista. Mamma mia, lo scherzone. No, tranquillo, per tua fortuna sono buono stasera, va bene, a parte tutto questo, dopo che il caro Gianni, ok? Dopo che il caro Gianni... scusami veramente, sono io un po' ricoglionito, sottolineiamo un po', ok, quindi io ho detto cosa penso di questa cosa. Debots, tu che cosa pensi di questa bella idea? Allora, io in realtà non penso che ricorreranno a un finale alternativo, perché mi sembrerebbe effettivamente, dal punto di vista, poi ok che dopo 15 anni, anzi, adesso non so quando uscirà, non penso sia stata annunciata una data, comunque dopo più di 15 anni, dato che è del 2007 e anche uscisse il prossimo anno, sarebbero già 16, se non 17, 18, vedremo. Nessuno si ricorderà come è finito il primo, ma a parte questo, non penso comunque che dal punto di vista commerciale sarebbe una scelta intelligente. Può essere che per il momento l'abbiano chiamato così, ma in realtà sia un prequel. Per ora magari l'hanno chiamato Io sono Leggenda 2, ma titolo provvisorio, non lo so. C'è da dire, onestamente, non è che io abbia chissà quale grande interesse.
nel senso, secondo me il primo era fatto e finito, non aveva bisogno né di prequel né di sequel, non c'era molto che... poi è anche vero che non lo vedo da una decina d'anni, perciò magari non, anche i ricordi sono un po' sbiaditi, però non mi pare che ci fosse così tanto bisogno di ampliare la storia. Poi vedremo, insomma, potrebbe rivelarsi invece un film molto interessante, magari addirittura qualcuno ha già anche ipotizzato, leggevo con Michael B. Jordan, un giovane, no, Will Smith, con Will Smith invece nel presente, poco prima del primo film, sarebbe già un po' complicato, secondo me, però potrebbe anche essere interessante. Vediamo. Ah, in questo caso sarebbe un prequel? Sì, 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 secondo alcuni sarebbe un prequel, poi vai a sapere. Oddio, in realtà non penso, per il semplice fatto che gli eventi di Io sono leggenda che danno origine a questa apocalisse arrivano quando, cioè si vedono proprio sì, perché nel primo film Will Smith... Sì, cioè, certo. Lui, forse, ecco. Però forse ti potranno far vivere i primi momenti, non so se avete visto, per dirti un po', per certi versi, a Quiet Place 2, là ti fanno vivere il giorno 1. Noi più o meno il giorno 1 l'abbiamo già vissuto con il primo capitolo, però come dice Debots potrebbero farti vedere dal giorno 2 al giorno in cui l'abbiamo visto noi. Parlo della fisicità, perché la fisicità in quell'aspetto fu già mostrata nel primo film. Era già Will Smith nel primo film, però tutto sommato anche lì, ribadisco, sono passati 20 anni, se anche mi metti Michael B. Jordan, secondo me non è poi un gran problema, anche perché cosa fai? Mi ringiovanisci Will Smith, dopo tra l'altro Gemini Man, che penso chiunque si voglia dimenticare, quindi non l'ho visto. A me è piaciuto, a me è piaciuto. Mazza, no, ragazzi, è una monnezza, cioè no, bella la tecnologia, ma no, un po' monnezza. Angry non fa monnezza, dai, su, dai. Al di là di questo, secondo me, insomma, non ci sarebbe poi nulla di così, tutto sommato, nulla di imperdonabile nel scegliere di mostrare appunto un Michael B. Jordan come Will Smith del passato e poi invece Will Smith, diciamo, nel presente, che è un presente appena prima agli eventi magari del film originario, chi lo sa. Poi magari invece sarà tutt'altra cosa, non è... magari Michael B. Jordan interpreterà un altro personaggio, quindi... Bene, vedremo dove andrà a parare, ma in ogni caso ti rispondo anche perché... Comunque, io proteggo Gemini Man, però è il peggior film di Ang Lee, su questo siamo comunque d'accordo, per quanto comunque mi diverta. Però la tecnologia utilizzata per ringiovanire Will Smith l'ho sempre trovata molto bella, fatta eccezione per l'ultima scena che non ho capito, cioè cosa lì, alla luce del sole sembrava veramente un videogame di Call of Duty, non capisco come mai, però tutto il resto... Cioè, no, ma di per sé non è che fosse poi... Cioè, chiaramente... migliorabile, ma tutto sommato, ma al di là di quello, è proprio nel senso, io penso che vogliano evitare di ripetere un esperimento che il pubblico non ha premiato, quindi no, vabbè, vediamo in generale, anche se comunque è lo stesso, non penso che quella cosa fosse legata alla tecnologia di per sé, era più il ricordo, sai. No, era semplicemente per dire che ormai è un vizio delle major utilizzare la CGI per ringiovanire i volti degli attori, quindi non mi sorprenderebbe. Vedo Gianni un po' così, non ti preoccupare, no. Gianni, ci penso io a renderti tutto più gradevole. Viva Matrix Resurrections! Comunque, andiamo avanti. Paolone. Allora, io sarò molto sbrigativo perché il primo lo vidi al cinema, mi ricordo, da solo tra l'altro, nel 2007, ai tempi mi piacque ma non lo rivedo da quei tempi lì, non so immaginare come possa essere questo seguito, se sarà letteralmente un seguito o più un prequel come avete detto anche voi, perché comincio a pensare che sarebbe più plausibile, visto ciò che accade nel primo capitolo, un film antecedente a quegli eventi. Non saprei che ruolo potrebbe interpretare Michael B. Jordan, spero che non ci siano forzature, ma che ci sia un'idea valida. Io ricordo che ai tempi di Io sono leggenda comunque si parlava di un'eventuale prosecuzione, quindi qualcosa forse già avevano in mente e che sia un'idea buona. Will Smith come attore a me piace, vediamo chi sarà dietro la macchina da presa, però nell'epoca dei reboot, dei sequel, dei newquel, chi più ne ha più ne metta, ci si poteva anche aspettare che prima o poi questo franchise venisse ripreso in mano. Quindi vediamo.
Tra parentesi, posso fare questo consiglio a tutti coloro che sono appassionati di cinema e non? Guardatevi King Richards, perché lì Will Smith è stato veramente bravo. Vero, sì, il film è bello, non ho amato il film di per sé, ma Will Smith non l'ho ancora visto io, concordo. A me è piaciuto molto, una grande operazione commerciale, ma sì, quel tipo di cinema che serve, perché comunque è importante anche il cinema che porti in sala grandi, piccoli, il classico film scritto a tavolino, ma di cui ho molta stima, ecco, è purtroppo un cinema fatto con dignità, secondo me. Purtroppo non posso confermare questa cosa, Paolo, non per il film, ma per il semplice fatto che purtroppo a causa dell'operazione HBO Max il film è andato maluccio al botteghino. Quello sì, però no, intendevo indipendentemente dall'incasso, il classico film scritto a tavolino perché si vuole fare Oscar, sì, per gli Oscar. Per me anche questa è, comunque ci vuole bravura per farlo, perché è facile dire ma è un film fatto apposta, provatelo a fare, è difficile come cosa, quindi io concordo, è come quando vuoi portare un campione a vincere, no? Lo alleni per arrivare a un traguardo, quindi è sicuramente un film furbo. Manco Paolo Costa, esatto. Che bel esempio che ha usato Paolo, assolutamente. Quindi sono d'accordo, se vincesse l'Oscar mi farebbe piacere Will Smith, anche se se lo meritano anche altri, Beh, diciamo che Cumberbatch, ragazzi. Vero, io tifo per lui principalmente. Anche Cumberbatch. Se penso che... Prendo un attimo il caricatore del cellulare che mi si sta spegnendo, arrivo subito. Tranquillo, Gianni. Vabbè. Mannaggia! Sai perché? Allora, aspetta. Facciamo una cura di Allora, facciamo così. Donate in chat per una cura di fosforo per Andri. Un po' di fosforo fa bene, mia mamma direbbe così. Un po' di fosforo. Scusate ragazzi, sono un po' rincoglionito per l'università di oggi, quindi l'università di oggi, ma sai Gianni, Paolo, ti ha chiamato Gianni, te lo voglio dire. Mi hai chiamato Gianni? io veramente... Ma guarda questa cosa bella, Gianni, ovvero che adesso tu mi hai detto, io mi chiamo Gianni, ora sono talmente ossessionato da te, che qui ti vedo a te. Tutti Gianni. Non ho parole di questi fisiche. Gianni. Non ho parole fisiche. No, stasera sono più rincoglionito del solito, perdonatemi ragazzi, perdonatemi veramente. Comunque... Gianni, senti, hai qualcos'altro da aggiungere su questo progetto o passo all'altra notizia? No, puoi andare avanti per me. Ok, va bene. Allora passiamo al commento di un trailer. E vedo già la faccia di Debus che magari comincia... No. Andiamo su qualcosa di più tranquillo ancora per il momento. Allora, Bullet Train, un thriller action con thriller non proprio, più commedia della verità, con protagonista il caro Brad Pitt, ed è diretto da David Leitch, che è abbastanza famoso per essere il regista action del primo John Wick, anche se non fu accreditato all'epoca. Cioè, stava andando bene, adesso squilla il telefono in live, porca troia. Rispondi. Vabbè, dai, è una chiamata, tutto sommato. Rispondi, dai. No, in live, rispondi. Pronto? Bellissimo. Ciao, zia! Mi scusi. Aspetta, te lo passo subito, però perdonami, vado di fretta. No, scusa, vado di fretta perché sono in live. Aspetta, arrivo subito. Vabbè. Prendiamo le redini. Prendi il possesso di questo canale. Il possesso. Allora, dici da quanto segui Gianni, dici come ha suonato la chitarra, perché lui ha suonato la chitarra per voi, però voglio sapere cosa vi ha suonato, cosa vi ha detto, se è andato su Elio e le Storie Tese, sui Nirvana, sui Gem Boy, perché lui c'ha la faccia che potrebbe andare... Ecco, è arrivato. È finita la pacchia. No, grazie, non serve più. Ecco. Niente, Però un po' di vogliamo saperlo lo stesso, quindi scrivicelo. Sì. Volete sapere che cosa mi ha detto mio zio? No, ma chi se ne frega di tua zia? Ci sta seguendo in live. Stiamo parlando delle bimbe, hashtag le bimbe di Gianni. Ma guardate Gianni come vuole mostrare al mondo quanto lui è affascinante. Volevo dire una battuta un po' più volgare, però penso che mi avrebbero tolto la live, quindi ok, va bene. Comunque, dicevo, telefono permettendo. Allora, Bullet Train è un film diretto da David Leitch, che è il regista del primo John Wick, di Atomica Bionda, di Deadpool 2 e del primo spin-off di Fast and Furious, Hobbs & Shaw. A me il film
cioè a me lui come regista piace abbastanza. Non ho visto Atomica Bionda, che mi dicono che sia il suo film più bello. Ma questo è piaciuto tantissimo. Me lo dicono in tanti, perché è girato da Dio, mi dicono. Ed è un regista che ha veramente delle belle iniziative. Hobbs & Shaw, devo dire la verità, di meno, perché era più contenuto, per stare più in linea con la saga di Fast and Furious, però Deadpool 2 aveva dei punti molto molto interessanti, e questo Bullet Train dal trailer mi ha preso parecchio, perché lo trovo molto energico, molto sopra le righe, lo trovo parecchio genuino anche a livello di soggetto, forse non perché stanno in un treno pieno di assassini, cosa che lo rende anche abbastanza orientale come cosa, sì. Devo dire la verità, ma si vede anche che loro sono fan di un certo tipo di cinema, si vede già da John Wick, e man mano che va avanti anche per quanto riguarda gli altri registi con cui faceva coppia lui. E, ah no, aspetta, erano due in John Wick, giusto? Due registi. Primo, aspetta. Sì, sì, sono due. Uno ti dico anche chi c'è, no, Chad Stahelski. Ok. Mi pare fosse Chad Stahelski. Ma mi sembra anche a me, controllo. A me mi pare fosse Chad Stahelski. Esattamente. Sì, è Chad Stahelski, sì. Esatto. E quindi, anche perché questo si vede che sono appassionati di un certo tipo di cinema, e poi comunque loro hanno avuto una grande esperienza nell'action come stuntman, cosa che comunque non garantisce per forza qualità. Basti pensare ad uno stuntman che ha lavorato in Indiana Jones come controfigura di Harrison Ford, grandissima cosa, per poi dirigere Left Behind, la profezia, quindi non è per forza una cosa, però in questo caso si vede la loro grande esperienza. Il trailer è divertentissimo, ci sono vedo un Brad Pitt in parte, ci sono dei bravissimi attori, tra cui Aaron Johnson, che veramente lo adoro tantissimo come attore, abbastanza sottovalutato, mi fa piacere vederlo in questo progetto. Ho visto delle sequenze che mischiano le situazioni più bizzarre all'action, esattamente come John Wick è capace di trasformare un'arma nel modo peggiore più, e allo stesso tempo migliore possibile. E ho adorato la parte finale con l'acqua, che cioè veramente questa è una, cioè, vedo tanto cuore. Un'interessante costruzione, delle parti visive che sembrano interessanti, il film è costato anche abbastanza, 85 milioni, che per un action non è poco, non vedo l'ora, mi aspetto qualcosa di divertente che dica anche altro, devo essere perché comunque Deadpool 2 e il primo John Wick sembrano abbastanza cacciaroni, ma in realtà dicono anche altro nelle rappresentazioni dei personaggi. Non so se anche Atomica Bionda lo fa, Hobbs & Shaw non lo conto in generale, con tutto che non mi dispiace un po', ecco. E quindi, carissimo Gianni, cosa pensi di questo trailer? Allora, io ti dico, lui mi piace moltissimo come regista, in particolar modo è proprio bravo a dirigere bene le sequenze d'azione. Allora, succede una cosa, quando ci sono grandi film, soprattutto action, molto spesso capita che la crew degli stunt, in particolar modo lo stunt coordinator, si occupi di alcuni movimenti di macchina, visto che lui sa bene dove deve cadere, dove deve andare a finire, e quindi così via. E quindi un po' gli stuntmen hanno questa predilezione per essere registi, per certi versi. Lui è proprio particolarmente bravo. Se vedete Atomica Bionda, voi vi sentite male a un certo punto, perché è un film facilissimo, nel senso che è un film molto lineare, non ha nulla di così particolare, ma oltre ad avere comunque una bella profondità, ha delle sequenze, ma allucinanti, c'è un piano sequenza che dura una cosa come 15 minuti. Quello sulle scale. Esatto. Minchia. Naturalmente è piano sequenza fatto attraverso tagli fantasma, ma i tagli fantasma sono fatti talmente tanto bene che a volte veramente è proprio difficile accorgertene. Vedi Atomica Bionda, te lo consiglio, perché è veramente veramente bello proprio visivamente, cioè rimani là e vieni proprio intrattenuto in maniera allucinante. Questo film in realtà mi interessa molto, non so se avete visto il primo trailer, che non è questo, ne è stato presentato un altro prima. Tipo no. Due o tre settimane fa. Ah, vedi, allora sì. Ah, ecco perché perché mi ricordavo tipo due o tre settimane fa. Due o tre settimane fa è uscito questo trailer.
Come mai ad una distanza così bassa? Non capisco. Guarda, non te lo so dire, questo non lo so. Però fatto sta che quando è uscito questo trailer, la prima volta che l'ho visto, pensavo di aver sbagliato. Pensavo che era un pre-roll di YouTube, perché era la pubblicità di un treno. Ma proprio pubblicità tipo Freccia Rossa. Solo un treno giapponese. Secondo me quell'aspetto un po' thriller potrebbe esserci, perché comunque, per quanto Deadpool è molto caciarone, per l'amor di Dio, Atomica Bionda ha molto di più quella dinamica action thriller, action spy thriller, va, diciamo così. Non lo so, sono molto affascinato e molto incuriosito da questo film. Mi piace lui alla regia, il plot, che non so se avete letto della storia qual è, sembra molto interessante, e quindi niente, sono molto incuriosito. Guardatevi il primo trailer, perché secondo me vi gasa ancora di più. È un teaser quello. È un teaser. Sì, sì, è uscito circa 2 settimane fa, e poi settimana scorsa è uscito il trailer. Mi sorprende che ci abbiano messo così poco, perché solitamente non è una cosa normale quando pubblici un blockbuster. Mamma mia. E signor Devos, lei cosa da dire su questo trailer? Allora, devo dire che tutto sommato lo trovo carino, cioè l'idea mi sembra interessante, divertente, non mi immagino appunto questa commedia, perché il tono è palesemente da commedia, ma al contempo, no, che abbia appunto questi elementi anche un po', come dire, oddio, non noir, perché assolutamente no, però questi elementi un po' da commedia violenta, ecco, no? Sì. La commedia violenta, quello sì. Rispondo un attimo a Sofia. No, Sofia, non è lo stesso regista. Io sono nessuno... No. Sì, c'ha David, il caro David, però come produttore, non come regista. Quindi no. Vai, carissimo. No, niente, comunque... io tendenzialmente... apprezzo le commedie un po' sboccate, violente, no? di questo stampo. Ad esempio, mi ha fatto morire la cosa dell'area silenzio, no? Che quindi si devono pestare senza far rumore, quello mi è piaciuto tantissimo, anche perché da buon universitario fuori sede, no? Quando prendevo il treno avanti e indietro, prendevo sempre l'area silenzio, no? Quindi mi ricordo, ho proprio i ricordi dell'area silenzio. E allora, niente, mi ha fatto molto ridere, no? Immaginare appunto di assistere a una possibile rissa in area silenzio. Quindi devo dire che una chance sicuramente mi ha convinto a dargliela, questo senza dubbio. E anche il cast mi sembra interessante, devo dire, no? Ultimamente ci sono tanti grandi attori che si stanno prestando a questi progetti apparentemente non un po' minori, ma che magari proprio anche grazie alla loro partecipazione riescono a essere un po', a diventare un po' delle piccole gemme, no? Quindi spero che sia questo il caso. Grandissimo, grandissimo, Devos. Invece Paolo, come l'ha presa? Allora, io sono molto d'accordo con Gianni, perché David Leitch è un regista che mi piace molto. Io adoro queste commedie action dove l'azione è fatta bene, dove letteralmente tu ti siedi, che sia al cinema, sul divano, e per 1.5 o 2 ore ti godi questi film al cardiopalma, dove ti diverti, dove vedi della bella azione, dove c'è comunque uno spirito editoriale anche, che ti fa capire quanto di questi prodotti potrebbero farne, portarne avanti. E amo la trilogia di John Wick, anche se David Leitch ha co-diretto solamente il primo. Mi sono piaciuti tutti i suoi film, forse il minore è Hobbs & Shaw, però io mi ci diverto un sacco con i Fast and Furious, presi per quello che sono, cioè delle tamarrate estreme, e devo dire che con Hobbs & Shaw sia riuscito a divertirmi, seppur non è paragonabile a un'Atomica Bionda. Deadpool 2 per me è inferiore al primo, però comunque è un buon film di intrattenimento. Ai tempi addirittura mi piacque più del primo, invece rivedendolo più volte ho cambiato idea. Quindi ho visto questo trailer che mi ha convinto, mi ha subito colpito, non vedo l'ora di vederlo in sala, non vedo l'ora di divertirmi. Brad Pitt, mi piace vederlo anche in un ruolo così sbarazzino, in un ruolo così dove... Ho visto anche un altro trailer ultimamente in sala con Brad Pitt e con Sandra Bullock, mi pare. Non mi ha detto granché. Però è questo per far capire che ultimamente Brad Pitt si sta un po' lasciando andare anche a dei film
molto più commerciali, e mi fa piacere. Mi fa molto piacere, quindi Bullet Train assolutamente promosso, almeno da questo primo trailer per me, perché quello vecchio non l'avevo visto. Scusa, The Lost City, ero andato a vedere il titolo. Posso raccontare un piccolissimo aneddoto riguardo al trailer di The Lost City visto al cinema di recente, adesso non ricordo più in occasione di quale film. Comunque, trailer di The Lost City, compare Brad Pitt, ho sentito tutto il pubblico femminile fare così, vi giuro. Più o meno come fanno con me quando mi vedono passare per strada. Esatto. Okay. Ma guarda, c'è si paragona. Ho detto, ok, The Lost City ha l'occasione di non floppare, visto il risultato del trailer in sala. Sarebbe divertente, perché non ha floppato? Perché si bagnano con Brad Pitt. Mi piace proprio come definizione, perfetto. Comunque è un segno, secondo me, che ultimamente, no, si dice magari che i grandi attori non riescono più a trainare tanto pubblico in sala, magari invece qualcuno, tipo Brad Pitt, è ancora in grado di farlo. Vediamo se sarà capace. Tra parentesi, a proposito di donne, questa cosa non l'abbiamo detto, oggi è la festa della donna. Assolutamente. Auguri a tutte le donne. Siamo precisi, giornata internazionale. Auguri. Che la festa della donna è ogni giorno. Ecco, andiamo con un po' di qualunquismo così. Esatto. Vai, andiamo. Meravigliosi. Intanto, prima di passare alla prossima notizia, il trailer vi è piaciuto a quanto pare, sì, a tutti, e io vi voglio mostrare questo capolavoro d'arte moderna, il poster del film. Ma che cazzo è? Cioè, zio, è bellissimo! È geniale, zio. È folle. È orrendo, ma per questo geniale. È geniale! Sì. Loro ti stanno presentando praticamente, è un cartellone pubblicitario di un treno. Di base, se ci togli quelle macchie di sangue e anziché Bullet Train ci metti Freccia Rossa. Però è bruttarello, cioè anche a livello visivo dietro. Cioè, è voluto. Io non sono tanto convinto di che sia una buona trovata, perché è l'unico poster esistente del film, cioè, ma poi ne uscirà magari un altro, magari ne uscirà sicuramente. Ma che bello, questo è proprio è il bello della sorpresa nella diretta. Io ho detto adesso metto questo poster e tutti fanno che cos'è, invece no. Operazione geniale, mi piace però come punto di vista, a me piace, ma perché capisci che è voluto, cioè fosse stato un poster veramente fatto male, io avevo capito la pubblicità, solo che vederlo in quel modo come unico poster fatto anche maluccio, cioè non ce lo vedevo, però per carità è bello vedere persone che si divertono con una pubblicità del genere. Con poco sono io e Paolo che apprezziamo i cinepanettoni. Ok, andiamo avanti. Quello è niente, non è poco. Vedi come punzecchiano, vedi. Una volta bisogna fare una live sui cinepanettoni. Ma Paolo, io la sogno da secoli, dai, facciamolo. Che poi io sono più... cioè, fino a un certo periodo. Te invece ti vedo ancora più sciolto, non lo so. Sì, fino agli ultimi 10-15 anni io. Natale a New York, dai. Ma fino al 2010 per me anche. Poi Io invece ancora... 2006. Io tipo 2001. Fino alle date. Ma io sono un esperto di cinepanettoni, Cioè, roba che Frusciante sarebbe orgoglioso di me. Io avrei un impegno, dovrei andare, non so. Vi voglio bene ragazzi, andiamo avanti che altrimenti non ne usciamo più. Andiamo con Assassino sul Nilo, arriva il sequel. Non c'è praticamente molto da dire, praticamente nonostante l'ultimo Assassino sul Nilo, il sequel di Assassino sull'Orient Express, tratti entrambi dai romanzi di Agatha Christie dallo stesso titolo,
nonostante quest'ultimo abbia fatto 100 milioni e passa su un budget di 90, che sarebbe niente, a quanto pare il contesto, il pubblico che si è completamente trasformato, e anche comunque l'apprezzamento, perché comunque ha avuto delle critiche positive, Assassino su Nilo parecchie, nei confronti di quest'opera, e visto anche tutto il bordello che ha avuto questo secondo, perché è stato rimandato tante volte, ha fatto pensare ai dirigenti della Fox, ma sì dai, magari sentiamo una terza possibilità, questo l'ha preso un po' maluccio, ma ce la possiamo fare, dai, ce la possiamo fare. Se questo magari sembra il ragionamento produttivo dietro tutto ciò, magari sono anche indecisi se metterlo nella piattaforma o meno, io spero di no, perché è sempre bello vedere un'avventura. Speriamo di no. Assolutamente, è bello vedere le avventure del detective interpretato da Kenneth Branagh in questi film, anche perché il primo l'ho amato, cioè penso che sia anche un po' sottovalutato Audience Express, penso che sia uno dei film più interessanti della carriera di Branagh negli ultimi anni, invece Assassino sul Nilo l'ho apprezzato, però non mi ha fatto impazzire, ecco. Però vedrei volentieri una nuova avventura, e ha detto praticamente che l'unica cosa che si sa è che tornerà di nuovo Kenneth Branagh alla regia, sarà di nuovo il protagonista, e sarà tratto da uno dei titoli meno popolari di Agatha Christie, questa cosa mi sorprende, e sarà ambientato a Venezia. Ora, io non ho letto... Questo me l'ero perso. Non lo sapevate, no, ragazzi? Questo me l'ero perso. Questi sono i dettagli che hanno detto. Io non ho letto un romanzo di Agatha Christie ambientato a Venezia, quindi non mi viene niente in mente. Magari qualcuno lo potrà dire anche. Assassino a Venezia, esatto. Quindi, penso che il titolo italiano sarà quello. Bello! E ricordiamo, questo va sempre ricordato, Andrea lo sa già, che le televisioni a Venezia vanno meglio perché ci sono tanti canali. Dai. Però questa era una delle tue più carine. Vedi, pensa com'erano quelle brutte. Gianni l'ha apprezzato, vedo, sì. Parecchio. Bene, mentre aspettiamo... Ecco, perfetto, è tornato... Gianni, ti amo enormemente. Anch'io adesso faccio parte di quel club. Dai, le bimbe innocenti lo candidiamo all'OL 3? Sì, io andrei subito. Paolo ce lo vedo benissimo. Sì, assolutamente. Allora, Paolo, visto che hai voluto inaugurare questa parte della live con questa meravigliosa battuta, che cosa puoi dire su questo annuncio? Cosa hai da dire? Io sono felicissimo, perché per quanto Branagh sia odiato, molto spesso anche un po' per pregiudizio, a me la rilettura di Agatha Christie del nostro regista nordirlandese mi è piaciuta. Assassinio sull'Orient Express, mi è piaciuto Assassinio sul Nilo, certamente sì, ha trasformato Poirot in una sorta di Sherlock, però mi va bene il pensiero autoriale con questa chiave shakespeariana sempre sotto, che a tanti un po' ha stufato. Ecco, io devo dire che con Assassinio sul Nilo, al netto dei suoi difetti, mi sono divertito e mi è piaciuto, a differenza tua, Andre, più che Assassinio sull'Orient Express. L'idea di Branagh era proprio quella di costruire un franchise, quindi il Christieverse, e secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di decisamente interessante. Si vociferava Delitto sotto il sole, però ora che mi citi Venezia, chissà. Se è sicuro Venezia, io non sono un esperto dei libri della Christie, non saprei proprio però cosa potrebbero inventare, seppur sia felice che siano in Italia a girarlo, perché se vengono a Venezia sarebbe una bella cosa. Dopo Spider-Man e altri vari film, è bello pensare che tornino in Italia. Quindi io sono propenso subito a sostenerlo. Grande Paolone. Tra l'altro Mr. Dio dice: era anche ora che decidessero di puntare sul racconto meno conosciuto, offre più possibilità e non richiama paragoni con le versioni precedenti. Sono d'accordo abbastanza. Tra l'altro Winter Wolf... Grande Winter Wolf. Bullet Train, meraviglioso. Ha ragione. Signor Gianni, cosa da dire su questo progetto? Allora, io purtroppo non ho visto Assassino sul Nilo, quindi mi è proprio difficile paragonarlo, ma Kenneth Branagh a me piace. Più come regista che come attore, forse, ma piace molto. Belfast, ragazzi, guardatevelo. Sì, bellissimo. È ancora in sala.
No, bellissimo. Lo dico così. Per me no, un bellissimo, un bel film, ma mi è piaciuto. Film, sì, io sì, sono no, fra quelli che l'ha amato. Io butto la bomba, mi è piaciuto più Assassino sul Nilo. La bomba. Io non l'ho visto, non posso fare. Mi piace più, ma anche Thor, mi piace più come tocca il commerciale Branagh, però è parere mio, è soggettivo. Ecco, Branagh secondo me ha questa ottima lucidità e capacità di riuscire ad essere in parte una persona molto shakespeariana anche nel modo in cui rappresenta i suoi personaggi. Io mi ricordo Assassino sull'Orient Express, che comunque mi piacque, che aveva alcuni toni molto particolari, legati per certi versi ad alcune tragedie di Shakespeare. In generale a me fa piacere per il semplice fatto che io adoro i film investigativi, sono proprio quel tipo di film che lo guardo e mi piace guardarlo, anche se sono film che pretendo siano fatti bene. Non avendo visto Assassino sul Nilo mi è difficile da giudicare, ma dovrebbe uscire tra poco su Disney Plus, se non sbaglio. Sì, dovrebbe. Erano sempre le stesse. Ah no, no, aspetta, era già stato annunciato, perché stavo confondendo con i 45 giorni di HBO Max. No, 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 però comunque mi sa che a breve uscirà su Disney Plus, sì, e quindi lo vedrò. In ogni caso, come Paolo, anch'io sono Ok, non ha ancora la data su Disney Plus, okay. Però andate al cinema, ragazzi, andate. No, vabbè, naturalmente lo dico per il semplice fatto che mi sa che ancora non l'hanno tolto dal cinema, mi sa. No, perché continua ad andare bene, non sta c'è ancora, sì. Ah, ok, allora magari ci deve... Io pensavo che avessero già tolto, pensa un po'. No, no, però allora magari avrò la possibilità di andarci, per quanto mo, purtroppo, essendo periodo degli Oscar, mi devo recuperare quello degli Oscar. Ci sta. Detto ciò, sono molto felice, come diceva Paolo, che vengano in Italia. È una cosa bella, perché di fatto era da un po' che forse l'Italia era per gli americani lasciata un po' in disparte, così si andava come posso dirti a visitare location magari un po' ancora diverse, o la Francia, o di fatto orientaleggianti le location. È bello che siano ritornati in Italia. E nulla, sono contento, vediamo che cosa ne sarà. Poi sul fatto dei romanzi o meno, sinceramente io non riesco mai in generale a giudicare un qualsiasi film che sia un adattamento per forza in discriminazione rispetto a quelli precedenti o anche ai libri, perché si tratta comunque di un adattamento, e per adattamento alla fine intendiamo una reinterpretazione di un regista, di uno sceneggiatore. Quindi automaticamente sono cose differenti, sono medium differenti e parlano in maniera differente. Concordo. Signor Devos, lei cosa da dire? Allora, intanto dico, se me lo concedi, quelle che secondo me sono le motivazioni per cui hanno confermato un terzo film di questa serie. Vai. Secondo me, intanto, oltre al fatto che, secondo me, Kenneth Branagh ha fatto un buon lavoro, se non ottimo, almeno buono, quindi nella più severa delle ipotesi, quindi penso che anche i produttori se ne siano resi conto. Ciao Michele! Ma soprattutto penso comunque che il risultato economico in ogni caso sia stato anche viziato in negativo, chiaramente, dalla scarsissima campagna promozionale data dal cast a dir poco controverso, perché insomma sappiamo di Armie Hammer, ma sappiamo anche di Letitia Wright, quindi giusto, c'è anche Letitia Wright. E se proprio vogliamo dirla, in determinati paesi, almeno leggevo il Kuwait, ma non so se poi anche in altri paesi della zona, insomma, medio orientale, per dire, è stato vietato per la presenza di Gal Gadot, quindi insomma. Pensa un po'. Bene. Sì, però sì. Come faranno allora con Black Panther 2, con Letizia Wright? Io pensavo con Black Panther 2 già l'hanno detto, mi pare che la tagliano completamente o faranno. Secondo me non completamente, ma ridurranno il meno possibile. No, ma non penso, perché hanno fermato spesso il film per lei, cioè che a un certo punto si rompeva qualcosa. Sì, per lei, per tagliarla. Ok, beh, meraviglioso. E comunque vai avanti, caro. Comunque io penso che appunto un po' anche la questione del niente marketing o pochissimo, perché obiettivamente ce n'è stato pochissimo, non c'è stata ad esempio campagna stampa, nulla, niente conferenze con il cast eccetera, per evitare ovviamente domande scomode. Penso che davanti a questa praticamente assenza di promozione, il risultato
sia stato anche magari superiore alle aspettative, così come probabilmente il gradimento del pubblico. E a quel punto, secondo me, il sequel è anche meritato. Stavo leggendo un attimino le varie notizie per capire. Dicono Venezia appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Vero, vero. Posto che già porterebbe in avanti di qualche anno la storia, perché il primo si ambientava nel 1934. Se non sbaglio, questo secondo è nel 38-39. Ma non è che magari è per i flashback a Venezia, come c'è stato in questo film, in Assassinio sul Nilo? Non penso, in realtà. Comunque, le due ipotesi, come diceva anche Sofia Siciliani, sono Poirot e i quattro oppure Alla deriva. 1937. Ora, il secondo? Yes. Ok, mi ricordavo 38-39, ma siamo lì, insomma. 37. Questo comunque porterebbe in avanti di quasi 10 anni la storia, a meno che non sia in realtà la guerra, si intenda la prima guerra mondiale, sia magari appunto un prequel. Ah, un prequel. Non penso, però, perché sarebbe troppo giovane il Poirot. No, quello no, però sapendo che in Assassinio sul Nilo ti hanno buttato lì dei flashback del passato, magari possono fare potrebbero, lo stesso qua. Potrebbero. Detto questo, ho controllato un attimo Alla deriva e sono abbastanza convinto che sia quello il titolo che trasporranno, anche se in originale, cioè il romanzo si svolge in Inghilterra, a Londra, ma sono convinto che sia quello perché è fortemente ispirato ad alcuni elementi di Shakespeare, del Giulio Cesare, eccetera, quindi con Kenneth Branagh che proprio ci va a nozze. Secondo me è quello, Alla deriva, che si svolge poco dopo la Seconda Guerra Mondiale a Londra. Questo magari l'hanno ambientato a Venezia, o magari ci sarà una parte del film a Venezia, che ne sappiamo. Magari ci sarà, adesso non so come sia la storia, quindi non vado a spoilerarmela nel caso, perché voglio mantenere la sorpresa per me e per gli altri, però magari, insomma, potrebbe appunto essere un adattamento, come sempre, in chiave non un po' shakespeariana, come certo, lo stile di Branagh. Quindi, secondo me, il titolo è quello. E sono molto interessato, perché è un regista che mi piace molto anche come attore, e il suo lavoro mi ha sempre convinto. Bene, bene. Vedo che siamo tutti quanti abbastanza positivi. Che bello, che bella atmosfera di relax con queste notizie del cinegiornale. Sì, sì, sì. Ed entriamo, proprio perché ci stavamo rilassando, è il momento di entrare nella war. Perfetto, ma io lo dico anche per un doppio motivo. Andiamo, buttiamoci. È uscito questo trailer del remake del celebrissimo caso con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, che ricordiamo è il secondo più grande successo della coppia. Il primo è Lo chiamavano Trinità. Sì. E quindi è uscito questo trailer che mostra quella che fondamentalmente sembra essere la stessa trama. Certo, nelle campagne di marketing lo pubblicizzano come un omaggio più che un remake. Non penso che sia un sequel, anche perché un po', a parte che hanno già fatto questa operazione, ovvero fare un sequel di Trinità stesso, ed andò male con i figli di Trinità, e non andò molto bene. In Germania non avevano bruciato il cinema o roba del genere per il falso Trinità, ecco. Sì, sì, esatto. Mamma mia, porca puttana, cioè, capisco tutto. In questo modo bruciare il cinema per la proiezione dell'Ultima Tentazione di Cristo sembra quasi normale. Porca miseria, sempre orribile comunque. Quindi, al di là di questo, la carta, non il cinema, altre facce di quello che dite, dette a caso, no. Perfetto, mi piace come cosa, ok, a posto. Questo altrimenti ce l'abbiamo, un remake che vede come protagonista al posto, sì, Edoardo Pesce era il primo, solo che non mi ricordavo l'altro che ha posto di Terence Hill, ragazzi. Alessandro Roia e Edoardo Pesce. Ok, va bene. Giorgio Caron in Diabolic. Okay, sì, sì. Bravo. Che era il Dandy di Romanzo Criminale, ha fatto tanti film. Sì. Yes. E quindi, in questo film vediamo appunto loro due al posto di Bud Spencer e Terence Hill. Devo dire che fisicamente, più che il caro Alessandro, Edoardo Pesce è proprio, cioè,
sembra effettivamente un'altra versione di Bud Spencer venuta da un altro universo, ci sta benissimo. C'è Christian De Sica che fa il cattivo, cosa che mi fa molto piacere perché trovo Christian De Sica a prescindere un ottimo attore, pure nei peggiori cinepanettoni che fanno cagare al cazzo lui è bravissimo, cioè sempre, l'unica eccezione è In Vacanze su Marte, che vabbè, lasciamo stare, però in generale mi va bene, non solo per i cinepanettoni, basta vederlo in altre parti come il recente Comedians di Gabriele Salvatores, in cui è stato veramente bravissimo, anche a fare Babbo Natale in Chi ha incastrato Babbo Natale, che a me non è piaciuto, di Siani. Quindi il cast, ok, vedo molto molte persone che detestano questo film, ma ammetto che io, quando ho visto il trailer in sala, ho detto: ah, sembra divertente. Cioè, questa è la cosa che io ho detto, perché io apprezzo, a parte che lo dico già, altrimenti ce l'abbiamo una commedia divertente, molto originale negli aspetti, però non è un capolavoro intoccabile, cioè, no, diciamolo, cioè, non è questa cosa. Lo chiamavano Trinità, lo capisco di più, perché comunque ha rivoluzionato un modo di fare commedia e un modo di fare genere, però altrimenti ce l'abbiamo, comunque è bello, divertente, ci sono dei momenti in cui rotolo, loro due sono meravigliosi, però calma, ecco. La cosa per cui ho apprezzato è un'operazione commerciale, siamo tutti d'accordo, si rincorre la nostalgia, ci si rifà al modello americano, però uno è un action. Un action in Italia fa sempre piacere vedere. Tra l'altro sembra anche diretto abbastanza bene, perché ci sono delle inquadrature che ho detto, però, tipo anche quando si vede la soggettiva della macchina, con probabilmente la telecamera attaccata sopra. E la cosa che ho apprezzato soprattutto è che sembra prendersi abbastanza sul serio, ovvero vedere le scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill, però attraverso un'immagine più seria, che richiama appunto a qualcosa che è proprio action, dove i colpi li senti davvero, perché nei film di Bud Spencer e Terence Hill non avvertivi quasi la violenza, sembrava tutto un cartone animato, un comico, un fumetto, che ti faceva molto ridere per questo, cioè le scazzottate erano tanto tanto divertenti, qui invece si vuole andare su un altro tono e offrire un'immagine diversa di un film già esistente, con un tono che era completamente in un altro senso, tu lo vuoi ribaltare per dare un'altra interpretazione, mi piace, Christian De Sica lo trovo convincente come villain, vedo anche qualcosa che, ecco, vedo anche una maggior serietà pure nel villain stesso, perché vedo per esempio delle persone che dicono loro ci leveranno la nostra terra, perché quella parte in Altrimenti ce l'abbiamo viene anche mandata a fare in culo a un certo punto, cioè in cui vedi praticamente l'equilibrista per cui Terence Hill ha una cotta e lei dice ma presto ci cacceranno via perché vogliono costruire un grattacielo, non parleranno più di questa cosa nel film, quindi io spero che approfondiranno di più questo. Sento un fruscio audio, voi? Infatti non sono io. Forse sono io, possono essere le ventre. Sei te, Gianni? Sì. Sono io? Sì. Ragazzi, che vi devo dire? Sono le ventre del mio PC. È fortissimo? No, ora è andato via. Io non lo so più neanche dirla tutta. Sì, è sparito, quindi tranquilli. Comunque, niente, mi piace, il trailer mi piace. E qui mi dicono, ecco, e io penso che l'odio per questo trailer sia basato soprattutto dal fatto che osano toccare Bud Spencer e Terence Hill, che in Italia, come diceva anche ieri Victor, sono sacri. Quindi, però sinceramente io penso che si dovrebbe dare una possibilità in più all'opera e notare invece i punti positivi. Poi magari qui voi direte che non ci sono, però io penso comunque che quel trailer sia convincente, bello. E dico, vabbè, dai, magari può essere interessante. E poi, Giacomo, anche te, no? Io non penso che rovinerà, Altrimenti ci arrabbiamo. Sarà sempre un caltone ricordato. Vai, Gianni. Allora, sarò un po' precisino, nel senso che voglio dire delle cose. Allora, innanzitutto, come ha detto Andrei, ragazzi, bel film, per l'amor di Dio, sarà che io non è che ci sia proprio cresciuto, che mi abbia formato a livello cinematografico, però è un bel film, molto carino,
ma di certo non è una cosa intoccabile, cioè non stiamo a parlare, che ne so, della Vita è Bella. Ecco, se facessero il remake della Vita è Bella, ve posso pure dire, forse stanno a fare una cazzata, però... sì. Ok, quindi settiamo un attimo queste cose. Poi, altra cosa, come dice il buon Francesco Alò, gli americani sono in grado di fare operazioni di marketing, operazioni commerciali a livello cinematografico molto intelligenti, perché prendono la cultura pop, la loro cultura pop, e riescono a renderla ancora più popolare attraverso una pubblicità accattivante, attraverso film che hanno rispetto per quella cultura pop e anzi la accrescono. Ora, in Italia, qual è, che cos'è più pop di Bud Spencer e Terence Hill? Fare un remake di questo film, secondo me, è cosa buona e giusta, anche perché può far solo bene al cinema italiano, perché una cosa del genere potrebbe far scaturire una grande curiosità nelle persone, che è una curiosità che io ho visto nascere anche dai primi trailer, proprio perché stanno toccando Bud Spencer e Terence Hill. È un modo che il cinema italiano potrebbe avere di fare un buon guadagno. Detto ciò, parliamo un po' degli aspetti tecnici di questo film. I registi di questa pellicola sono gli Yunats, okay. Che sono in realtà registi di moltissimi videoclip. L'ultimo su tutti è quello di Tommaso Paradiso, mi pare. A parte Tommaso Paradiso, ma l'ultimo che è andato a Sanremo, quello fresco, sangue freddo nelle mie vene, che fa una cosa del merda, però il videoclip è molto interessante. Loro Rcomi, bravo, grazie. Loro sono molto, molto bravi. Sono estremamente interessanti a livello proprio di messa in scena. Hanno una grande abilità e soprattutto sono molto bravi anche nel montaggio. Quindi sarei proprio curioso di vederli. In particolar modo, loro sono bravi anche nel girare sequenze d'azione, che è una cosa inusuale per il cinema italiano. Quindi sono ancora più curioso di vederlo. A livello di sceneggiatura, allora, scusate se faccio questo piccolo vanto che ho, ma l'ha scritto il mio professore di sceneggiatura questo film. Quindi un po' sono... di parte. No, no, non di parte, però sono almeno quantomeno incuriosito, perché il professore Renzoni, Tommaso, lo invitiamo spesso anche nelle live di Slim Dogs, ha partecipato e continua a partecipare in molti format, insomma siamo rimasti molto legati con lui, e sono sicuro che qualche guizzo che lui ha sicuramente l'ha inserito in questo film. E c'è da dire che questo film ha avuto una produzione un po' travagliata, ve lo dico, Grazie veramente al carissimo Angel, che grande Angel, numero uno. Ma con questa squadra mi ritengo eccitato, ma perché c'è Gianni che ci sono io, grazie. No. Angel è una bimba di Gianni, esatto. Angel, sei hashtag bimba di Gianni, tu? Assolutamente sì. Comunque, in generale questo film ha avuto una produzione un po' turbolenta, ve lo dico, quindi sicuramente non sarà un capolavoro. Però sono interessato a vederlo, perché insieme poi a Tommaso Renzoni a scrivere la sceneggiatura c'è Vincenzo Alfieri, che è il... Ah, caspita, Vincenzo Alfieri, gli Uomini d'Oro. Gli Uomini d'Oro, caspita, ha fatto... Però... l'ultimo, come si chiamava? Quello andato su Sky, che pure era interessante. Ai confini... Ai confini del mare, ai confini del mare. Mi è piaciuto meno però a me rispetto. Sì, 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 oh, anche a me. Ma Vincenzo Alfieri ha anche scritto I Peggiori, no? Sì, ha anche scritto I Peggiori, bravo, sì. Cavolo, questo mi ha scritto I Peggiori, e poi abbiamo soprattutto, ragazzi, Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi. Grandi Fontana e Stasi. Oh, Fontana e Stasi, io li adoro, li conosco, sono persone stupende. Registi di Bentornato Presidente, Metti la nonna in freezer. Metti la nonna nel freezer. Loro nascono con il montaggio di una parodia di Inception su YouTube. Fatta geniali. per la rielezione di Berlusconi, insomma, raga, loro sono pazzeschi, ma delle persone squisite, ve lo dico, proprio squisite, e quindi sono interessato a vederlo. Poi, ripeto, naturalmente quando ci sono tante teste e soprattutto in un progetto così
grande, perché non so se lo sapete, ma è stato anche prodotto da Netflix, quindi uscirà poi sì, anche su Netflix. Come il primo loro, che era sotto il sole di Riccione. Allora capisco di più la mossa, devo dire la verità, perché qui vedo delle persone che dicono non farà assolutamente bene perché non lo sta supportando nessuno. Io sì. Grande Paolo, ma anche te, stasera siamo tutti. Vabbè, zio, per ora penso che ti ho detto solo cose positive, quindi non mi sto supportando io. No, infatti, io pensavo magari adesso Debos sarà quello che invece no, stasera siamo tutti positivi. No, no, comunque per chiudere, volevo dire semplicemente che io sono curioso e lo andrò sicuramente a vedere in sala. Finito. Ci sta, già. No, figurati, io adesso, cioè quando tu hai detto che è prodotto anche da Netflix, cioè mi fa capire più cose, perché pensavo che. Perché vedo appunto delle persone che dicono ma come, sono sacri per Spencer e Terence Hill, e quindi come si permettono, e infatti anch'io penso che potrebbe essere un floppone in sala, perché tante persone non andranno perché dicono ma ci va Spencer e Terence Hill, però se, ora che penso che va su Netflix penso all'effetto Death Note, ovvero che qualcosa che prendi un passaparola molto negativo, però siccome su Netflix che non devi spendere soldi a parte per andare in sala, non devi andare in un cinema, non devi prendere la macchina, però comunque è qualcosa di cui è qualcosa basato su un'opera amata da tutti, e il passaparola che sia positivo o negativo tutti sono curiosi, quindi se va male in sala su Netflix ci vanno. Sì. E quindi capisco di più adesso l'idea di produrlo, è una cosa molto intelligente, anche se spero che incassi a prescindere, perché voglio vedere gente in sala anche per questi film italiani. Tra l'altro, bimba di Gianni, bimba di Debots, fava di Paolo, cioè... questa è bella, fava di Paolo, assolutamente sì, assolutamente. Io Balance di Harmony lo sa, io lo amo, vabbè, il mio caro Angel, grandissimo. Bene. Signor Debots, lei cosa ha da dire su questo? Altrimenti io, allora, partiamo da questo presupposto. Io apprezzo bene o male tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, alcuni li adoro anche, altrimenti ci arrabbiamo, è uno dei film che adoro, insieme a Lo chiamavano Trinità. Per dire, mi piace anche Botte di Natale, che è universalmente riconosciuto come uno dei peggiori. Ma a me piace un sacco anche quello. Non l'ho visto ancora quello. È il loro ultimo film, se non sbaglio, del 94. Segnò la fine di Bud Spencer e Terence Hill perché floppò all'epoca. Sì, esatto. Ma comunque già veniva dopo un po' di anni di inattività, perché gli ultimi erano andati così. Comunque, per dire, a me piace un sacco anche quello, nonostante appunto sia universalmente riconosciuto come il peggiore, nonostante non abbia magari lo smalto di tanti altri film appunto più quotati. Detto questo, io onestamente non ci trovo niente di male nel voler fare una versione, neanche un remake, un omaggio, una nuova versione, chiamiamola come vogliamo, non ci vedo niente di male, e soprattutto magari ci vedrei qualcosa di male se avessi visto un trailer veramente una porcheria inenarrabile. Sì. Ma invece secondo me è carino, appunto, come dicevi tu, anche qualche inquadratura un po' studiata, no? Non sembra proprio buttato lì, no? Ma sì, facciamo insomma, proprio la merdaccia che ci faccia incassare, fatta con $2, no? Che ci faccia incassare, ecco, non mi sembra. Mi sembra che un minimo di studio, di cuore anche ce l'abbiano messo. E quindi, tutto sommato, sono convinto che, certo, non sarà l'originale, va bene. L'originale comunque rimane lì e possiamo vedercelo quando vogliamo. Però, appunto, vederlo, no, con l'ottica di un omaggio tanti anni dopo, adesso non mi ricordo quando è uscito, altrimenti ci arrabbiamo, l'originale, ma insomma, penso siamo sulla quarantina di anni fa, se penso siamo sulla quarantina di anni fa. Parecchio. Quindi, caspita, secondo me sarebbe, se fosse poi un omaggio ben riuscito, sarebbe veramente il massimo, e io me lo auguro, e non vedo l'ora onestamente di andare in sala sperando di godermelo, e magari, certo, di nuovo, non sarà la stessa cosa, ma magari mi
susciteranno di nuovo qualche ricordo di quando ero un po' più, più piccolo, un po' più giovane, non che adesso sia troppo vecchio, però gli anni cominciano ad aumentare. Comunque, qualche appunto ricordo, no? Un po' dell'infanzia, adolescenza, eccetera, in cui, ad esempio, ho passato un sacco di serate a guardarmi, no, i film di Bud Spencer e Terence Hill, divertendomi un sacco, e spero di divertirmi altrettanto. Non sono Bud Spencer e Terence Hill, però io non ce li vedo neanche male, questi due in coppia. Quindi. Bene, bene, Giovanni. Ah, ok. Avevo un attimo. Hai tremato. Sì. Giovanni. Sì. Mi sono spaventato un attimo, ho detto no. Ma adesso vedete, ragazzi, sono ripreso, sono più chiari, così vedete. Vado a riempirmi la mia borraccia, arrivo subito. Ma figurati Gianni, figurati. Quindi il carissimo Devos ha espresso il suo parere su Altrimenti ce l'abbiamo, ma prima di dare parola a Paolo rispondo al commento di Mr. The Hugh, che dice: ma che ne pensa Terence Hill di questa mossa? Ragazzi, per me è nel film Terence Hill. Sarebbe bellissimo, sarebbe sì. Bellissimo. Sarebbe speriamo. Però se ne parlasse male non sarebbe tanto attendibile, perché io questa è una cosa che ho già detto. Le persone meno attendibili di parlare, per parlare di un progetto, sono quelle persone che commentano il remake di un'opera a cui hanno lavorato, perché sono gelosissime del loro vecchio lavoro e non vogliono che una persona venga a togliere l'immagine. Poi magari Terence Hill non è così, per carità, però spesso quando arrivano questi pareri, sono spesso pareri di pancia piuttosto che una effettiva valutazione, che per carità ci stanno anche, perché comunque sono esseri umani quelli che lavorano questi progetti, che si affezionano a questi progetti, quindi non è che questa cosa incide particolarmente per quanto mi riguarda. Un saluto a Paola, alla cara Paola. Ciao Paoletta, grazie. E vediamo Sofia Siciliani: beh, almeno hanno avuto l'idea di cambiare l'ambientazione, corse le gare di auto anziché ancora un western. E no, non per dire che il remake sarà meglio, ma perché western non attira più. Oddio, non era proprio western, non è un western, esatto, non è un western, Altrimenti ce l'abbiamo, non lo è per niente, anche se comunque anzi per dove è ambientato sembra più western questo, un altro po'. Sì, veramente, vi posso chiedere una cosa? Le prime inquadrature, le primissime, uh-huh, almeno quando io l'ho visto adesso il trailer che sono andato a vedere The Batman, no, forse l'ho visto quando sono andato a vedere Uncharted, vabbè, in uno dei due casi, le prime inquadrature vi fanno sembrare un film italiano, cioè sembra un film italiano. No, è volutamente di stampo internazionale, seppur si rifaccia alla tradizione italiana, quindi sì, è per questo che io l'apprezzo ancora di più. Almeno dal trailer. E allora Paolo, dici pure, che cosa pensi di questo trailer? Di questo momento? L'ho ripetuto 70 volte, ma lo ripeto volentieri ancora. Toccano i grandi capolavori della storia del cinema, hanno fatto i remake di Scarface, hanno fatto i remake della cosa, quindi perché non hanno fatto il remake di Suspiria? Quindi non noto questa indignazione in quei casi, che sarebbe comunque ingiusta. Quindi prendersela tanto con il remake, che poi per me non è un remake ma un seguito svariati anni dopo, prendersela per la prosecuzione o un remake che sia di un cult, lo vedo proprio un comportamento un po' fine a se stesso, un po' come a dire no, questo è mio e non si tocca, quando invece in America, nel resto del mondo, è sempre stato così. Abbiamo visto Scream, ce l'ha insegnato il quinto capitolo, che viviamo nell'epoca dei requel, dei reboot, dei newquel. Ormai, cioè, è così. Quindi perché in Italia si deve sempre arrivare dopo? È giusto che lo si faccia anche in terra nostrana, perché a livello editoriale, a livello produttivo, potrebbe essere una scommessa che, se vinta, potrebbe aprire le porte a nuovi tipi di produzioni dirette anche da persone giovani, gli Ionaz, come ci diceva il nostro Gianni, secondo me anche con Sotto il sole di Riccione, che è un film balneare carino, niente di memorabile, ovvio vorrebbe rifarsi A sapore di mare senza farcela, però
comunque vedo che hanno un'impostazione giovanilistica, il modo di mettere in scena, siccome abituati anche dai videoclip degli Jonas, può essere interessante, e devo dire che la prima volta che ho visto il trailer sono rimasto colpito, sono rimasto intrattenuto sin da subito, ho detto dai, sono curioso, anche perché nel cast abbiamo sì, ci ha insegnato Giacomo Matrix Resurrections, però noi in Italia non abbiamo nemmeno iniziato a fare quello che critica Matrix Resurrections, quindi almeno lasciaci iniziare, poi quando la cosa sarà abusata potremo dire basta. Noi in Italia dire una cosa proposito di questo commento. Io non ricordo adesso se proprio nella recensione di Matrix Resurrections o di Scream l'ho detto. Penso di non aver colto effettivamente l'insegnamento, ma alla fin fine vabbè, cioè nel senso è veramente un guaio, nel senso... cioè quello che dico io è che, cioè, già in Italia purtroppo non si riesce a battere ferro finché è caldo, perché avevi un gran film, come lo chiamavano Gigrobò, avevi il seguito da poter fare lì, potevi, che in Italia noi abbiamo bisogno di franchise, facciamoci il nostro franchise supereroistico, avevi Gigrobò, lo lasci da parte, ti fai sfuggire occasioni d'oro, ok, vuoi fare Freaks Out, però poi l'abbiamo visto anche in termini di incassi, forse era meglio fare prima qualche gig in più, uno spin-off sullo Zingaro e poi arrivare a Freaks Out, magari sì. Quindi ecco, se si vuole prendere un cult, perché poi mi metto nei panni anche dei registi, chi ci dice che non siano cresciuti con, certo, in questione, lo vogliono mangiare, perché? Solo perché gli italiani, no, questo film non si può toccare, cioè basta, cioè toccano i capolavori, ma poi magari il film sarà bruttissimo, pazienza, pazienza, l'hanno fatto con i mostri facendo i mostri oggi, l'hanno fatto con Amici miei come tutto ebbe inizio di Neri Parenti, sottovalutatissimo perché a me piace, ma anche lì si tocca Amici miei, guai Monicelli, ma chi ha mai detto che Amici miei come tutto ebbe inizio sarebbe dovuto essere più bello dell'originale, o che questo Altrimenti ci arrabbiamo due dovrà essere all'altezza del primo? È semplicemente un film che, anche se fosse brutto, non andrebbe a bruciare, no, cioè, quindi queste critiche, io quando vedo ma no, ma è impossibile, ragazzi, non lo andate a vedere, ma non rompete le palle a chi, ma è vero, perché cioè quando si dice, cioè facci caso, quando uno dice che è interessato viene visto come un alieno, invece è interessante anche come noi si rispetta voi, che sacrilegio, io sono contento invece che ci siano operazioni di questo tipo, e quindi felice di sostenerlo, felice che ci sia Christian De Sica, Alessandro Roia, Edoardo Pesce, poi avessero scelto un cast di attorucoli, cioè Edoardo Pesce, ragazzi, Edoardo Pesce ha fatto ora Christian, che è una delle serie più belle degli ultimi anni, Dogman. Quindi senza offesa a Giacomo Dell'Amico, gli voglio bene, gli do un bacino dove vuole lui, lo sai Giacomo, non dove vuoi, no scherzo, no, poi magari mi chiede nel tallone d'Achille, ti chiedo scusa Giacomo se ti sei sentito chiamato in causa, però effettivamente parlare di Altrimenti ci arrabbiamo sembra, no, un sacrilegio, invece mi spiace, sì, ieri sera ne parlavamo con Victor nella mia live, senz'altro la maggior parte del pubblico che detesta questa operazione potrebbe non supportarlo, e quindi questa cosa, ma guardate un po', guarda un po' chi è arrivato qui stasera, ah, c'è Filippo F col cappellino a cavallo di razza pura, no, ma salve dicendo... salve Gianni, noi la dobbiamo chiarire sta cosa comunque, cioè non... la dobbiamo chiarire prima o poi, la dovremo chiarire sta cosa. Buonasera a tutti, che bello, grazie Gianni per... sì, ci sono dei trascorsi con Gianni, ma sì, io non c'entro niente, mi ha fatto quasi morire, lo sapete, nel vero senso della parola, è un fin di vita. Ma non è vero! Ma come non sapere, è vero? No, sto scherzando, in un gioco di ruolo di Angel, non so se sta seguendo. Se ancora stai seguendo, Angel! Angel! Comunque ho finito, questo era come il mio state? Io mi sento di appoggiare Paolo in tutto quello che ha detto. Grande Filippo, lo vedi? Lo vedi? Ma con questo cappello, come sei? Che sì, cosa? Underground. No, ero tutto male. Dico, la prima cosa che faccio è prendo un cappello e vengo qui stiloso, tipo i VIP che arrivano a lui. Datemi un cappello. Sì, che storia di come fare, io sia entrato in live. Così. Sì, che bello. Io. Come stai? A posto, ok? Benissimo. Bene, benissimo, bene. Filippo, ancora di più ora che sei entrato. Che bella sorpresa, ragazzi miei. Che sì, bello. Ma anzi chiedo scusa per il ritardo, in realtà.
No, tranquillo, tranquillo. Le ultime due notizie che tratteremo sono comunque delle belle bombe. Tra l'altro, dopo quello che ha detto Paolo, poi devo anche rispondere alla cosa di Giacomo, perché io sono uno di quelli che ha amato Matrix Anche a Resurrection. me è Se... piaciuto molto. Mi fa molto piacere, Paolo. Io adoro A me quando... si vede che non è piaciuto. No, se non si vede più No, niente dalla no, faccia a tutta me non è contrariata che hai piaciuto. fatto. No, non si vede per niente. Così. Io non dico niente. Bene, bene, Filippo si astiene, non vuole entrare in guerra, così in ogni caso. Oddio, che in questo periodo è una battuta un po' infelice, quindi pardon, non si sa, ecco. Quindi, quello che volevo dire, ah sì, io adoro quando gli autori sfidano il sistema, in questo caso secondo me anche bene, però anche quando, cioè, nonostante io apprezzi molto quello che Matrix Resurrections fa, comunque... Nella loro denuncia, nella loro frustrazione, che posso anche capire, comunque sono, cioè, è sempre importante comprendere per bene le operazioni commerciali che comunque contribuiscono tanto a mandare avanti l'industria del cinema, che permettono anche finanziamenti di film minori, perché più l'industria è forte, più possono crearsi più case di produzione indipendenti. Poi ovviamente ci sono i difetti, ci sono altre cose, eccetera. Però ricordate che imparare ciò che vuole il pubblico non è mai una cattiva cosa, anzi, se conosci bene il pubblico, puoi anche muoverti bene ed essere furbo facendo delle cose che comunque rispecchiano te stesso, nonostante tutto. Comunque, Se posso, voglio aggiungere solo quest'ultima cosa, scusami. Io prego, prendo il caso di The Batman. Sentivamo tutti, ve lo faccio adesso qui questa domanda, sentivamo il bisogno di un altro film di The Batman. No. Ma quanto siamo stati felici nel guardare questo film di Batman? È lo È stesso vero, discorso, ragazzi. Solo tantissimo, che in sì. Italia non siamo abituati, Sì. semplicemente per questo è importante che ci siano film di questo tipo. Purtroppo però il pubblico, fino a che dall'altro lato continuerà a non supportarli, è maremma maiala, capito? È maremma maiala, o la cannuccia corta è Esatto, anche colorata, quello. Paolo. Maremma Maiala mi piace molto come espressione. Tra l'altro, Paola che dice: hanno fatto il remake di Justice League. Assolutamente, Paola. La Snyder Cut è un remake 3 miliardi di volte più bello. Vedi, brava. Così, prima, mo che c'è Filippo, sarà molto divertente. No, Ok, vabbè, diciamo, dipende dai punti di vista. Comunque io sono d'accordo. No, però è vai. interessante, sapete perché? Perché io devo scindermi in due. Nel senso che io faccio parte sia di quella risma di persone che ti dicono: ma che schifo, altrimenti ci arrabbiamo, è il mio classico, quello con cui sono cresciuto, la Bibbia, com'è possibile che l'abbiano toccato? Ma è anche vero, però, un attimo, infatti l'ho detto anche da me, non esistono prodotti intoccabili. Poi possiamo anche discuterne una volta che arrivano, possiamo anche parlarne se c'era bisogno o non c'era bisogno, perché guarda caso, ogni volta che noi parliamo di un prodotto diciamo sempre no, no, se ne sentiva il bisogno, poi mettiamo caso che il prodotto ti piace, non ce lo ricordiamo più quello che abbiamo detto mesi prima. Quindi non esiste il prodotto intoccabile, l'abbiamo visto con Il Signore degli Anelli, lo vediamo anche con Altrimenti ci arrabbiamo, ok, va bene, il media non è proprio identico, però... Io per primo che devo combattere con me stesso, in questo momento sono James McAvoy di Split che si prende ammazzate da solo. Però comunque non, cioè secondo me basta con sta storia che ogni volta che prendono una cosa diamogli addosso perché sì. Poi magari altrimenti ci arrabbiamo, sarà un flop allucinante, ma che ti fanno il film comico e fanno solo film comici. E poi si presentano con Freaks Out, ma che è sta roba? Si presentano con Diabolik e c'è il costumino. Poi si presentano con Altrimenti ci arrabbiamo, no? L'ennesimo... Ma che dobbiamo fare in Italia? Cioè, quindi... Ma Vero, quindi... E per vero. questo vi dico, non esistono prodotti intoccabili. Esiste il nostro amore per certe opere, va bene, ma che io adesso vado su internet. Questi stronzi mi hanno toccato, Altrimenti ci arrabbiamo. E parte tipo una campagna. Uniamoci! Perché succede ormai La questo. petizione Allora, per la peggio cancellarlo. successe per amici miei come tutto e benissimo. Io ricordo veramente ai tempi persone fuori dalle sale che quasi non. Con Dai. gli striscioni, assolutamente. Sì, io creai. Davvero? Sì, Dai. quando io non ero un caspita di nessuno, creai un gruppo Facebook che c'è ancora. Sosteniamo, amici miei, però eravamo in 200, ero piccolissimo, cioè piccolissimo, avevo 18 anni, piccolissimo, no. Comunque, ero con altri 200, mentre nel gruppo giù le mani da amici miei erano tipo 50.000. E il film è Ma stato un dai. floppettone e invece per me è un bel omaggio. Ma Che proprio poi uno dei neanche migliori. troppo, eh.
Cioè, fece un po' di pubblico, però rispetto al budget... È un flop clamoroso, ma se non l'hai mai visto, per me è uno dei film migliori di Neri Parenti, cioè, veramente. Ah, non saprei, perché mi manca quell'opera. Con infatti te lo consiglio, perché potrebbe stupirti. Sono sorpreso, perché in generale tu con i nuovi film di Neri Parenti sei più severo, invece. No, io gli ultimi proprio non ce n'è uno che si salva. Infatti. Gli ultimi 10 anni... Ok, sono curioso. Bene, anche Filippo... E tutto questo... No, aspetta, Filippo, no, però il trailer ti è piaciuto di per sé? Lo devo vedere come un film totalmente staccato da quello che amo. Ah. E lo vedrò, probabilmente, e magari potrebbe anche piacermi. Ah, ma quindi è solamente un lato d'emozione, però di per sé... Ma alla fine è un prodotto. Alla fine chi... Ma anche dal punto di vista professionale, ma chi è che arriva e mi viene a dire no, questo è intoccabile, non lo puoi fare? Hanno fatto Ben Hur e non possono fare altrimenti ci arrabbiamo. Ma cioè, guarda. Vero. E Ben Hur però effettivamente è andato una chiavica, quindi... Vabbè, anche... poi lì... Poi ti fanno giù mangi e invece ti fa i miliardi. E tutto dipende. Sì. Jurassic poi World. Poi fanno, ricordati Filippo, su Bevi, che se c'è giù mangi... Ma porca puttana! No, ma tu lo sai qual è il problema? Sai qual è il problema di sta cosa? Sai qual è il problema? Che da quando ci conosciamo con Paolo, io ho imparato a digerire le sue battute. Solo che io ho dei problemi mentali. Io in live faccio tutto, poi durante il giorno, in altri giorni, mi vengono, una volta io mi ricordo, infatti anche chi mi segue me lo ricordava, mi diceva... Ancora io mi ricordo certe battute come il filone, se non c'è Dave o una cosa del genere, disse a Facce di Nerd. Io ancora ci mi ricordo di sta cosa e poi rido dopo come un cretino. Vedi, sono fiero di questo. Non essere fiero comunque del fatto che tu deturpi la mente della gente. Complimenti a Gianni. Complimenti. Però meraviglioso. Gianni è perso. Debots sì. L'abbiamo... Vabbè, ormai è finito. Però io ormai sono abituato, quindi... Gianni detiene il record di persone che giù mangi, ma porca miseria. Gianni detiene il record di persona che è riuscita a scappare da una battuta di Paolo 2 volte nella stessa live, veramente grande. Ma perché l'altra qual era? Ripeterle poi non ha più quel... No, però non me la ricordo, però è stata terribile anche quella. Sì, quella di Venezia era. Però non bisogna ripeterla. Che praticamente... Vai, ripetila te, Andrew, così la dici. Aspetta, peggio. Non penso che me la ricordo bene. No, io me la ricordo. Curioso. Purtroppo me la ricordo. Ha detto che comunque a Venezia la TV prende bene perché ci sono un sacco di canali. E fa ridere, ma che ci posso fare? Ormai niente, ormai sono talmente immune che fa il giro e diventano bellissimi. Tempo si sta morendo, vedi? Ah, meraviglioso. Tra l'altro, maledizione, Giacomo dell'Amico, come voi avete diritto di essere contenti per meno prezzo? Vabbè, ma alla fine siamo ma sì, ma Giacomo, se non ti piace fai benissimo a non andarci, non è che sei contento. Il problema è quando il problema sai qual è? Quando fai quasi sentire l'altro sbagliato perché ha un parere diverso dal tuo. Invece non ti piace, ti vai a vedere, non lo so, un altro film. Pazienza. Infatti non stiamo tra parentesi, Giacomo, con tutto il cuore, veramente, te lo dico da amico dell'amico, vattela a vedere Batman, perché è una figata atomica. Solo Giacomo, ti dico, non solo è una figata, ma è diverso da qualsiasi film di Batman uscito, da qualunque cinecomic mai uscito. Quindi, comunque, ti potrebbe... E Andri nemmeno l'ha visto, per dire. Vedi, questa è una battuta! Paolo, questa è una battuta! Sì, io vi avverto, alla seconda volta che sono andato... ho iniziato subito a applaudire perché è venuto scritto Batman e quindi io ero... Dio mio, perché io lo guardo sempre con serietà. Io lo guardo sempre con serietà perché mi aspetto che stia dicendo... Dico sì, certo, sì, perché il film è poderoso. Ma basta. Una cosa del genere.
Ma c'è Depoz, addio. Porca miseria. Ogni attimo è un minuto in più, alla fine non torna veramente. Basta, ora mi trattengo. Intanto anche a mettermi, non riuscivo più neanche a mettermi la cuffia. Cioè, come fai a peggiorare a parte Hashtag Paolo Innocenti all'ol 3. Sì. Assolutamente. Ormai tempo sei a terra. Comunque, Giacomo, ripeto, vai. E seconda cosa, ricorda, e questo lo dico in tanti, che Batman vivrà per sempre fino alla fine nel cinema, perché ormai è proprio messo nella cultura pop, e soprattutto succede come Shakespeare. Ci sono da tanto tempo moltissime trasposizioni shakespeariane. Ed è bello andare a teatro e vedere un'altra area di respiro con questo tipo di modo di raccontare. Quindi non evitarlo, fidati, non evitarlo. E visto che stavamo parlando di Batman, adesso a breve ci sono le ultime due notizie, ragazzi, e passiamo con questa, che è una notizia veramente bella, devo essere sincerissimo. Io però Non forse mi faccio. rovino perché ho letto un'ultima notizia, però vai, scusami. Vai, Ultima. controllo una cosa, vai. Ma è uscita adesso? Da pochissimo, però vai, spiega, spiega. Ma riguarda questo Batman? Riguarda proprio questa cosa qui. Ah, cacchio. Vabbè, Però ok, allora. mi informo un attimo delle fonti e ti dico. Ok, Vai, allora parla, parla. io spiego questa cosa e appena la finisco di spiegare voglio vedere che cosa aggiunge Gianni. Allora, praticamente questa, inizialmente presentata come la serie televisiva di Batman con protagonista i poliziotti di Gotham, che praticamente faceva respirare più nuovi lati della città, mostrando, non so se è ambientata prima o dopo The Batman, magari prima, 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 ok, primo prima. anno. E mostra appunto con protagonisti questi poliziotti e poi Matt Reeves ha detto che questa serie sarà connessa all'Arkham Asylum. Ha detto che questa serie avrà delle tinte horror e, senza fare spoiler, perché potrebbe connettersi un po', in questa serie potrebbe esserci spazio per un personaggio molto importante legato al mondo di Batman. Anche se la cosa, devo dire la verità, non mi entusiasmerebbe troppo perché dargli spazio in una serie televisiva quando vorrei il suo percorso esplorato al cinema, cioè lo preferirei, ecco, però ormai siamo abituati alle serie TV che mostrano parti molto importanti negli universi condivisi. Con la Marvel vediamo WandaVision che sarà connessa a Doctor Strange, quindi alla fine. Però l'idea di una serie con tinte horror che alla fine si sposano con le atmosfere del film, che richiama appunto a nuovi lati di Gotham con l'Arkham Asylum, che sfrutta le idee della serie precedente di Gotham, però stavolta bene, con la direzione di Matt Reeves, non so se nella regia, ma sicuramente controllerà tutto, è qualcosa che mi piace parecchio. Che cacchio. Allora, sì, Dillo. scusate se vi infrango i sogni. Allora, questa Vai. notizia è un po' particolare perché si vociferava di uno sviluppo di una serie che si chiamava JCPD, sarebbe Gotham City Police Department, e che sarebbe dovuta essere ambientata, questo non è un vero e proprio spoiler, però vabbè, prendetelo per quello che è. Durante il primo anno di attività di Batman, ma sarebbe stata focalizzata sulla polizia. Questa serie è stata poi, diciamo, tra virgolette, un po' scartata e si è pensato a quella di Arkham Asylum, ma il regista Matt Reeves, in un'attuale intervista, ha detto che al momento è sospesa, sono sospese entrambe in realtà, e la stavano per fare, però no, di fatto non è una cosa che vedremo probabilmente adesso. Forse vorranno aspettare lo sviluppo Quella del migliore. pinguino, effettivamente. Forse vogliono vedere prima Esatto. come va quella. E Sì, anche perché. probabilmente l'incasso in generale che avrà Batman, se non Anche è una se. cosa Ok. scontata. È già partito bene, però. Sì, Sicuramente. molto bene. Il secondo più grande esordio da quando è iniziata la pandemia. Però, effettivamente, Gianni,
mi ero preoccupato parecchio, però da quello che dici è una mossa anche abbastanza intelligente, perché la Warner ultimamente ha fin troppo il vizio di annunciare serie collegate a film prima che questi film escano. Ora Suicide Squad è andato male al botteghino, poi per fortuna è stato un grande successo su HBO Max e questa cosa probabilmente ha spinto molto anche Peacemaker, che è andato benissimo, ma se non avevano la botta di culo di HBO Max, cioè poteva essere molto pericoloso Peacemaker su quel lato. Quindi capisco che vogliono andare più in maniera più Cauta. cauta, assolutamente. Anche perché comunque hanno già una serie che stanno realizzando, che è quella sul pinguino. Per quanto trovi questa serie molto più interessante di quella sul pinguino, comunque è una mossa intelligente a livello editoriale. Devo essere, cioè, per una volta vedo una Warner che non corre, oddio, corre avendo già fatto, già annunciato quella del pinguino, però con tutto che non è una serie che mi interessa tanto, però mi fido di Matt Reeves. Quindi vediamo. Filippo, cosa hai da dire su questa notizia? Ma allora, dico che mi fa impazzire perché il fatto è inizialmente l'idea era quella di raccontare le vicende di un poliziotto corrotto, che quindi sì, arrivava anche al visitava l'Arkham Asylum, si doveva mostrare Batman, ma comunque Batman al suo primo anno, ma non. No, l'idea non era comunque far vedere Batman, ma raccontare di questo poliziotto e poi convergere sul Cavaliere Oscuro. Alla fine hanno deciso di fare altro e credo anche il motivo. Credo di sapere già il motivo, ma senza fare spoiler, è ovvio che è già una presa maggiore. Arkham Asylum. Gotham, abbiamo avuto già una serie simile con il giovane Gordon, forse è meglio non richiamare certe cose. Arkham Asylum, anche per chi ha giocato ai videogiochi, ha tutto un altro stampo. E c'è anche la possibilità, e io credo che dopo aver visto The Batman, abbiamo la possibilità effettivamente di vedere qualsiasi cosa, sia con salti temporali per i vari sequel, sia semplicemente con le serie che andranno ad estendere questo universo. Penso a un futuro dove puoi rendere ancora di più fumettoso questo universo che ci ha presentato Reeves. Sto pensando a dei villain che comunque si conoscono tra loro, un po' come succedeva nella serie animata, come succede appunto nel videogioco. Bene o male si conoscono. Quindi immaginatevi sto Arkham Asylum dove ci sono dei villain magari non ancora formati, che però fanno amicizia. Senza fare spoiler, diciamo che è molto accattivante. Poi, alla fine puoi accorpare le due serie. C'è sempre un poliziotto corrotto, c'è sempre l'Arkham. Io ora non vi dico, anche se sogno, ma questa cosa forse la dico solo a me stesso. Immaginatevi una rivolta al manicomio, un film, un potenziale film su una rivolta al manicomio e Batman infilato là dentro. Ammazza, sì, ho L'abbiamo capito. già avuto. L'abbiamo già avuto dal punto di vista videoludico, io non vi dico che Reeves voglia andare a parare lì, ma il fatto di avere, Tu dici? si può dire totalmente carta bianca, non esclude niente. I registi pagano per questa cosa, il fatto di avere totalmente possibilità di plasmarti il tuo universo. Magari non farà così, semplicemente è un modo per presentare altri villain non ancora formati. Chi lo sa, ma. C'è una sequenza talmente uscita dalla serie animata in The Batman che io, guardandola, pensavo, sì, io per mesi ho detto che vedendo sta cosa l'avrei boicottata, mi avrebbe fatto schifo, guardandola invece al cinema. Amore puro. Avete i miei soldi. E quindi finita. E sono curioso se poi. Anche il fatto che l'abbiano stoppata, vediamo, effettivamente il pinguino già si assumerà una grande responsabilità. Il pinguino, questo non è uno spoiler, già l'aveva detto Farrell, non appare così tanto, anche se per me è ben plasmato all'interno della pellicola e ti rimane impresso. Dico che appunto la serie sarà un sequel, ma anche un prequel. Quindi comunque ci racconterà un pochino su come si svolgerà il futuro di The Batman. E già lì il pinguino, l'Iceberg Lounge, è un punto di ritrovo. Senza fare ulteriori spoiler, ovviamente, per chi non ha visto il film.
Niente, io sono gasato a mille, io le voglio vedere tutte. Ma è ovvio che loro ci vadano un attimo cauti, appunto, con i piedi di piombo, vediamo come va. Perché io credo che per adesso, e chiudo, chiudo, scusa, No, non figurati. voglio No, monopolizzare, tranquillo, tranquillo. e credo che sia il modo migliore, effettivamente, perché credo che nemmeno Reeves per adesso sa effettivamente, ha delle idee, lui voleva includere l'uomo calendario, voleva includere due facce, voleva includere Firefly, Firefly è passato di qua. Quindi I'm bad ormai, girl. esatto. Ma io sono convinto che ne vedremo delle belle. Solo che la gente pensa che ogni villain che tu puoi inserire nel tuo film sono principali, quando invece possono fare da contorno. Semplicemente da contorno. Batman sta indagando su una cosa. Vado all'Iceberg Lounge a strapazzare il pinguino. Semplice. Lo faceva già nel videogioco. Eh sì. Assolutamente, infatti qui voglio rispondere a Mr. Yo-ho-ho-ho, ovvero però devo dire anche una cosa, sono stufo di queste serie che mandano avanti i plot importanti del film. Perché serve una serie per sapere del pinguino? Fare una trilogia, non c'era spazio, ti dico, caro Mr. Yo-ho-ho-ho, anch'io non sono un fan del dover seguire delle serie per goderti ancora di più l'universo del film, nonostante ormai mi sia anche abituato, però dobbiamo anche considerare questo, è una trilogia di Batman. Nei fumetti di Batman, di cui Matt Reeves si è visto che è un fan estremo, c'è così tanta di quella roba che una trilogia non basta. E visto che qui c'è l'idea folle di fare un universo intero di Batman, ci sta anche un'operazione del genere, non la condanno, assolutamente no. E in tutto questo, Depoz, cos'hai da Ecco, dire? io voglio entrare a gamba tesa proprio qua, piedi Vai. uniti Vai. sulla rotula. Ecco, allora, io questa critica che si fa generalmente, no, alle serie spin-off dei film, del tipo, ah, ma perché questa cosa non la raccontano nei film? Onestamente non la concepisco, perché non sono storie, cioè non sono trame essenziali per comprendere il film. The Batman si regge benissimo sulle sue gambe e The Batman 2 si reggerà benissimo sulle sue gambe. Io adesso vi invito a fare un gioco, no? Mentale proprio, un esperimento mentale, come dicevano i grandi fisici, no? Come Einstein, il Gedanken Experiment. Ora, così sfoggio un po' di tedesco, no? A parte gli scherzi. Pensate a tutte le serie Marvel che avete visto. Ok, in questo 2021 che si è chiuso 3 mesi fa, 5 serie Marvel abbiamo avuto. Spiegatemi quale di queste non si può riassumere in una, due battute nel prossimo film. Tutte qua, addirittura Falcon and the Winter Soldier è già finita in Endgame. Sono tutte trame che puoi o riassumere con una frase, con due battute, così ad esempio, sì, in Doctor Strange 2 parleranno di Westview, ma durerà quanto? Un minuto? Per un minuto parlano di Westview, finita lì. Oddio, però devo ammettere la Sì. verità che WandaVision è un po' più difficile da riassumere, soprattutto per No, l'influenza ma che ha Wanda nel film. basta dire che Wanda ha scoperto di essere una strega, ha scoperto di avere questi Più che poteri altro che per neanche quanto lei si riguarda aspetta. Visione, per quanto No, riguarda ma Visione. neanche per quanto riguarda Visione, secondo me per quanto riguarda i figli. Ma sì, lì secondo me ce l'ha. Comunque, al di là di questo, Basta mezzo flashback. ma sì, Anche. esatto. Quindi io non sono, non sono un grande sostenitore di questa tesi che le serie spin-off siano importanti. Puoi anche non guardarle e non ti perdi poi troppo E ti generalmente. faccio un assist, Deboz, perché comunque esiste un prequel di The Batman a fumetti, mi sembra un libro comunque a fumetti, e quindi, cioè Come comunque che esistono i racconta, preludi, come esistevano i preludi dei film della fase sono 1 e fase sempre 2 esistiti, del Marvel esatto, Cinematic sono sempre Universe. esistiti, quindi comunque siamo andati al cinema, ne abbiamo fruito benissimo, ma Se posso vi dirò di sarà più, così. ragazzi, ma i fumetti come funzionano? Cioè, ragazzi, noi stiamo parlando di cinecomic che sono film tratti dai fumetti, ma i fumetti come funzionano?
Sì, il linguaggio sì, no, fai la serie principale, il personaggio ha successo, fai la serie dedicata al personaggio. Ragazzi, e poi c'è la menzione quando... Non se ne sente il bisogno, però poi magari sono serie... Esatto. Anch'io, sì, anche sì. A me basterebbe una trilogia, visto quello che ci dice il primo film. Secondo me le carte in tavola per sviluppare un seguito ci sarebbero, però se vogliono fare una serie la vedrò, mi fido. Spero solo che non vadano ad ingarbugliarsi, esatto, perché all'inizio vogliono fare un qualcosa diverso, di diverso dal DC Extended Universe, non vorrei che poi cadessero nei soliti errori, però poi magari certo. No. Io bellissimo. Curioso di vedere questa serie sull'Arkham Asylum. Sì, sì. Ma infatti ora, dopo aver visto questo film che a me ha gasato tantissimo, ma io non voglio vedere una serie sull'Arkham Asylum, ne voglio vedere 15, cioè voglio vedere l'Arkham Asylum, i poliziotti corrotti, i poliziotti non corrotti, il pinguino, e il trichetto. Le bimbe di Gianni. Voglio vedere tutti. Le bimbe di Gianni sempre. Esatto. Le bimbe di Gianni, ma datemi tutti questi personaggi, datemi lo spin-off su Catwoman, e date, cioè veramente, datemi che caspita ne so. Ma io sono sicuro, lo spin-off su Catwoman lo annunciano tra sì. Tipo 2 mesi, cioè sono una cosa che sono sicuro. Ma io ti dico, anche meno, ti dico già che quel famoso sito, il sito dell'enigmista, che esiste davvero, ha una percentuale, ecco, siamo arrivati al 59%, poco fa, ho controllato proprio un paio di minuti fa mentre parlava Filippo, siamo arrivati al 59%, tempo di giovedì, venerdì, quando sarà sabato arriva al 100, secondo me un annuncino piccolo piccolo, anche solo fosse la prossima serie, fosse anche solo quello. Mi aspetto infatti un progetto seriale che ormai è sul tavolo di Warner da settembre tipo. Dovrebbe sì. Essere comunque, vabbè, meglio non spoilerare, però comunque abbastanza chiaro se avete visto il film. In tutte queste sì, siamo al 59% comunque. Ma sono curiosissimo, tra l'altro geniale l'operazione del sito dell'enigmista. Qualcun altro ha qualcosa da aggiungere su questo progetto o vado con l'ultima notizia? Ditemi voi. Sì, ultima notizia per me. Okay. Vadi. Va bene. A meno che Paolo Innocenti non ci vuole regalare un'altra sua magica freddura. No, quelle vengono spontanee, lo sai. Sì, purtroppo Samuele non potrà essere accontentato. Allora, andiamo con l'ultima notizia, che l'ho giunta all'ultimo perché la trovo molto divertente e possiamo praticamente finire questa live con un giochino. Bruce Campbell confermato in Doctor Strange 2 per un cameo speciale. Ammazza! Voglio Mysterio! Vai tu il toto personaggio, bisogna un po' immaginare che personaggio. Ma chi vuoi che sia? Ecco, ma in realtà Bruce Campbell non si è limitato solamente a dire che lui apparirà nel film, se non gli tagliano la scena, cosa che ha specificato. Diciamolo senza problemi a chi non sa di chi stiamo parlando. Il caro Bruce Campbell è un amico carissimo di Sam Raimi, che è stato protagonista della celebre trilogia di La Casa e che ha avuto spazio in praticamente quasi tutta la filmografia di Raimi, anche per poco. Lui compare in ruoli non importanti in Spider-Man, ma che ci ricordiamo tutti quanti, perché nel primo Spider-Man faceva il presentatore del ring che ha dato il nome a Spider-Man, poi nel secondo non permetteva a Peter di entrare nel teatro, era la maschera sì. E nel terzo faceva il... quello è più bello, devo dire. Faceva praticamente, si occupava del ristorante in il cui metro, Peter... Andrea trova sempre tutti le cose laterali, il metro. Non vi avevo sentito, perdonatemi ragazzi, scusa, ok? E quindi appunto quella scena comicissima con Peter sì. Che gli chiede di mettere l'anello di Mary Jane nel punto giusto e lui cerca di fargli arrivare ma non è ancora il momento giusto, una cosa stupenda, comunque compare sempre. E quindi il caro Bruce Campbell non ha detto semplicemente di far parte del film, ma ha detto che comparirà insieme ad un supereroe molto amato nel film. Questo ha detto. Adesso, noi sappiamo perfettamente che Bruce Campbell nel quarto Spider-Man avrebbe dovuto avere la sua apparizione, però stavolta nei panni di Mysterio.
scusate, l'ho detto un po' male. Quindi sarebbe divertente se Sam Raimi si togliesse questo piccolo sfizio, visto che il film parla di multiverso, nel mostrare il misterio in questa nuova forma, in questa variante di... Tranquillo, salute Paolo. In questa variante del personaggio, ma io unisco questa notizia ad un altro dettaglio. E questo rende la cosa... dettaglio che è già stato discusso in precedenza in tante live di tanti canali, però effettivamente quando l'ho visto sono rimasto spiazzato. È stato diffuso oggi un concept art ufficiale di Shang-Chi e la leggenda dei 10 anelli. E in questo concept art vediamo praticamente questo. Vi condivido lo schermo. Vediamo la classica arena di combattimento in cui abbiamo visto Abominio e Wong, ma al posto di loro due vediamo Deadpool contro un araldo di Thanos che si chiama Proxima Media Nox. Sì, ok. Personaggio dal nome così lungo che nessuno si ricorda. Ma vabbè, chiaro, è la donna di fatto. Sì. Ecco, questa cosa mi ha colpito parecchio perché questo fa pensare, ma cioè, infatti vediamo anche che le persone indossano la maschera di Deadpool, sembra quasi, mentre tifano, che cosa divertente. Però se Deadpool è stato effettivamente preso per un secondo, per due giorni, in considerazione per farlo apparire in un film di Shang-Chi, questo mi fa pensare, ma non è che magari Deadpool potrebbe avere un ruolo un po' più collegato al Marvel Cinematic Universe di quello che pensiamo? E questo io non me l'aspettavo, devo essere sincero. Io spero di no. Io non lo so, ho sempre detto che Deadpool può essere bello anche se edulcorato, sono cresciuto con i cartoni in cui compariva Deadpool ed era sempre lui al massimo, pure se non sparava nessuna parolaccia, quindi non è, però mi pare comunque strano unirlo, cioè unire quei film al Marvel Cinematic Universe, non so come potrebbe andare per la continuity, anche se sono abbastanza sicuro che il pubblico se ne strafotterebbe, basta che c'è Deadpool e sono tutti a fare, che bello, pure se, però questa cosa... Effettivamente Deadpool potrebbe comparire in Doctor Strange? Non lo so, ma il Toto Oscar è... il Toto... No, perché tu prima l'hai detto, Toto... Facciamo praticamente questa scommessa, ecco. Certo, Filippo deve semplicemente dire il personaggio che vorrebbe che apparisse, perché una volta che Filippo dice guardate che potrebbe comparire lui, sicuramente avrà ragione, perché lui è un insider, quindi per piacere Filippo, attenzione. Ma ecco. Quindi per Bruce Campbell? No, non per Bruce Campbell, ma in generale, perché non è... il punto. Cosa potrebbe fare Bruce Campbell? Perché alla fine queste sono le opzioni, o è Mysterio oppure un cameo di un'altra parte che non conosciamo. Quale potrebbe essere il supereroe speciale? Chi è che potrebbe comparire in questo film? Io lo dico con grande piacere, cioè io quanto vorrei, poi al di là di come potrebbe uscire il film, parlo proprio di feeling nostalgici, nient'altro, parlo solo del cuore e basta, cioè fonti sigare. A me piacerebbe tanto vedere l'Hulk di Eric Bana. Mi piacerebbe tantissimo, cioè, tipo questa cosa qui. Quindi, signor Paolo, secondo lei chi è che potrebbe comparire? Non saprei, magari anche Mysterio e Tobey Maguire. Perché comunque, cioè, Mysterio doveva essere, come hai detto, in Spider-Man 4, Bruce Campbell si vociferava della presenza di Tobey Maguire come Spider-Man, quindi potrebbe essere... lui. Poi, ripeto, spero non sia un film dove si deve spuntare la lista della spesa, ma che sia un film valido indipendentemente da chi apparirà. Io sono abbastanza... No, io volevo... Scusami, finisci, vai. No, mi butto su Toby, basta. Ah, ok. Tu pensi che il più probabile tra tutte le apparizioni della Marvel, della Marvel vecchia è Toby? Toby, okay, sì. Ok, io lo dico ragazzi, faccio questa specificazione. Anch'io, cioè, io sento proprio il cuore che mi batte al pensiero di altre persone che tornano, però Spider-Man No Way Home mi è andato molto bene perché è un evento unico, speciale. Se mi fanno la stessa strategia in Doctor Strange, non puntando anche su altre cose, ci potrei rimanere male, quindi ok. Carissimo Debots. Allora, posto che secondo me ci sarà veramente chiunque in questo film, ma io mi immagino, ma
Tra l'altro, chi si chiede, no? Ma come fanno a inserirli tutti? Ma tranquillamente a un certo punto, secondo me, cominciano ad aprirsi i portali a caso, esce gente a caso. Secondo me ci sarà veramente chiunque. Però, vabbè, allora, Bruce Campbell sicuramente, se fa Mysterio, è con Maguire, sicuro su questo. Ma secondo me ci sarà come cameo aggiuntivo, per non dire la stessa cosa che ha detto Paolo, insomma, secondo me come cameo aggiuntivo c'è Hugh Jackman come Wolverine. Mi hai fregato la mia pure seconda opzione, zio. È la faccia tua. Io infatti non ho detto quello che potrebbe esserci, io ho detto quello che vorrei, però Ma anche quello che effettivamente. vorrei, anche quello che vorrei comunque. Tanto io li voglio vedere tutti, perché Ma ormai a guarda, questo io però ti posso dire che punto. sinceramente vedere di nuovo Hugh Jackman forse un po' non mi piacerebbe, ma perché ha avuto quella conclusione degna, quando hanno quelle conclusioni così belle, è anche bello lasciarli andare. Sì, anche se immagino che se facessero una cosa del genere, il caro Hugh Jackman direbbe: guardate che sì, lo so Paolo, piacere silenzio, ho capito, me ne sono accorto da solo, tranquillo, ho visto, tranquillo. Ok, Quanto ti scusate voglio ragazzi. bene. Ok, inglese di merda. Vabbè, ok, dicevo. E poi in realtà l'attore è Ah, che ha detto australiano. Hugh Vabbè. Jackman. Ma tu lo vedi benissimo, zio. È come Bruce Campbell. Era. Ragazzi, scusate, torno subito, ma vado un attimo a prendere una corda, ma la prendo Queste sono le subito. Ma battute, dai, Paolo, ma sei uguale, ma fa niente! niente, ma c'è di peggio. Vabbè, sto Mio scherzando, mi padre. piace C'è Filippo estremizzare. F, per esempio. Ragazzi, ma ovviamente sto scherzando, per carità, mi piace estremizzare. Comunque, in ogni che stavo dicendo su... Di Ah, Hugh sì. Jackman, che secondo te era una chiusura degna e non Sì, volevi che. secondo me, con tutto che anche a me andrebbe bene Logan e basta, però l'ha detto l'attore anni fa, io tornerei a fare il personaggio solamente Figurate. se avessi un ruolo nel Marvel Cinematic Universe, lui No, così no, ma disse, infatti e... quel rotto nel di dietro di Kevin Feige, secondo me, zitto, Potrebbe averlo fatto, ma sì. in generale, cioè, secondo me, proprio perché l'attore stesso lo sa, l'ha detto più volte. Però Logan è bello proprio perché la conclusione, io ho chiuso bene con il personaggio, magari lo dice, guarda, se devo comparire, fammi un'apparizione finale, basta e ciao, cioè, secondo me lo fa. Ma Gianni, Depos ti ha rubato Sì, pure il... la seconda. No, 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 però ti dico, allora, quello che io vorrei tanto vedere e che mi farebbe molto felice è proprio Spider-Man, ma perché io sono proprio mega fissato con, cioè, io ho un problema, ragazzi. Sappiatelo, Ci sta. io ho proprio un problema con Spider-Man. Quindi, di base, mettimi Spider-Man, io sono felice. Ti È quello che credo. vorrei vedere, anche il famoso What If, ma è anche, sai, quella cosa che io già mi immagino che se proprio lo devono pigliare, Tobey Maguire lo prendono mentre combatte un ipotetico mistero e magari Sam Raimi in questo film è riuscito a ricreare quella scena storyboardata per Spider-Man 4 di Spider-Man che cattura Mysterio durante la rapina alla banca, quindi per dirti, sogno ad occhi aperti. Che poi c'è anche una cosa, ragazzi, è se lo facessero sul serio, si otterrebbe, sono sicuro, si otterrebbe l'effetto Garfield, eh? C'è maniera di fan che dicono vogliamo Spider-Man 4 adesso, cioè sono sicuro, succederebbe. E questa cosa non so neanche, con tutto che mi farebbe sempre... Potrebbe essere comunque una mossa intelligente da parte di Sam Raimi per Io certi mi versi. immagino Kevin Feige che al pensiero di questa scena fa: vabbè, tanto so cazzi della Sony, quindi sarebbe fantastico. E Filippo, Tu tu non lo sei, io sai, è tu, Filippo. Te Filippo l'ha sa detta già maniera tutto. sta, ha detto Filippo. Un'accusa trasversale direttamente a te, ti ho L'ho fatto. sentita, l'ho Ok, sentita, io te era lo volevo dire. brutta questa. Tu che sei? No, io ne approfitto per chiederti questo. Tu che sei un insider ormai, sei un insider, ci dica qual è la persona che ti farebbe più felice come cameo, come apparizione, ma qui ti faccio proprio una domanda. Secondo te, che cos'è quel concept art che si vede di Deadpool? Che cos'è? Ti chiedo entrambe queste cose.
Allora, per quanto riguarda Doctor Strange 2, Campbell è stato anche troppo sui piedi di piombo. Sarà che forse dopo Molina e il cecchino di Feige adesso hanno paura a parlare, si è capito. Lui stesso dice: sì, ho girato questa scena con un personaggio amatissimo e la gente ovviamente sta pensando subito a Xavier. Per ovvi motivi, ma non si, in un film pieno di supereroi non si guarda mai il quadro completo. Lui dice addirittura, e qui si riprende, e sì, io l'avevo girata la mia scena, poi hanno fatto i reshoots, chissà se non l'hanno tagliata. Mascherone, Furbo. Bruce, lo so io e lo sai tu che c'è, che la scena invece è rimasta nel montaggio finale. Oh, però almeno ha evitato di fare la parte alla Sì, Andrew Garfield. perché ormai sono problemi. Per Ma povero quanto Andrew riguarda il Garfield, tra concept, l'altro, che l'altro cosa? giorno ha detto: ormai sono diventato il ragazzino che grida al lupo al lupo. Infatti, Però anche lì, davanti a domanda diretta, cosa devi dire? Sì, cioè. c'hai la. Che poi ne sono accordi di riservatezza, quindi Portano via comunque non è pure le che. mutande. Sì. E quindi parlando del concept invece per quanto riguarda Shang-Chi, le idee per introdurre i mutanti o comunque Deadpool ci sono sempre state. Questo concept ne attesta la veridicità di questa intenzione. Il fatto, sapete qual è? Che non riesco a sbilanciarmi, nel senso che in realtà. Come minchia lo dico? In pratica, le post-credit di Doctor Strange 2 Te sei sarebbero spoilerata, abbastanza chiare, sarebbero ma te le sei abbastanza palesate. spoilerate? No, non è che sono spoiler, è che ormai me le mandano, Mannaggia Gianni, la e quindi puttana. Va bene, mandate. però stiamo No, 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 attenti. no, attenzione, queste vi spiego. Rispetto alla trama del film, una delle due effettivamente coincide, ma non riesco ancora ad attestare l'attendibilità al 100%. Infatti io ho detto, raga, un attimo, piedi di piombo, però c'è un discorso da fare. Io ho l'impressione che per quanto riguarda i reshoots, non abbiano semplicemente, questo lo sto dicendo un po' dappertutto, scusate anche la ripetizione e la ridondanza, Ma non tranquillo. hanno semplicemente alleggerito il tono e girato le scene di America Chavez, le hanno un po' rigirate, un po' sistemate. Ma credo abbiano aggiunto tanti, tanti camei, ma tanti, tanti, tanti. Questa cosa un attimino mi fa storcere il naso. Ora, non vuol dire che potremmo vederli all'interno del film, non vuol dire nemmeno. Hanno contattato Hugh Jackman, è inutile che ci giriamo intorno, l'hanno contattato davvero. Ah. Lo vedremo apparire in Doctor Strange? O forse vedremo apparire Wolverine? Staremo a vedere. Però c'è un piano ben preciso per contestualizzare gli X-Men nella realtà, appunto, degli Illuminati. C'è un piano, proprio loro ci hanno pensato. E se unite un attimo i puntini su quello che sta succedendo su Disney Plus, un attimo ci si arriva facilmente. Non è nemmeno il segreto di Pulcinella. Io spero, come ha detto Paolo, che non sia la fiera. Perché la trama è molto bella e Sì, il sì, sì. trailer ci ha fatto, il trailer ci ha fatto vedere veramente il 10% di quello che sarà la trama, ma ci ha fatto vedere tanto Raimi. E quindi io voglio che. E non ne sta parlando nessuno. Nessuno sta provando a fare teorie sulla trama. Si stanno facendo teorie solo su chi apparirà. Cazzo me ne frega se appare, tipo dicevamo, ovviamente il sogno bagnato, Mysterio, Campbell interpreta Mysterio, c'è tipo un portone dove ci sono Spider-Man e Mysterio che si stanno saccagnando e chiudono la porta, no, un attimo. Non avrebbe comunque, a livello di contestualizzazione, non avrebbe senso. Campbell farà un altro personaggio. Un personaggio che comunque sarà protagonista di una scena divertente, ma forse anche un po' horror. Dipende come la leggete. Tante speranze per questo film, però allo stesso tempo io credo che lascerà No Way Home ha fatto scuola e quindi lasceranno tanto a bocca aperta le persone per chi hanno tirato dentro. Non vi sto dicendo che ci sarà Deadpool in Doctor Strange 2, ma allo stesso tempo non lo posso escludere e non perché nel poster si vede. Ma per altri motivi che se ci penso, perché
Allora, mi sono arrivate le post-credit. Ci ho ragionato e ho detto: ma mi sembrano delle minchiate talmente grosse che non è possibile che abbiano partorito una cosa. Non è possibile, anche per quello che vuole essere il film, non è possibile. Poi ci ho riflettuto, ho cominciato a pensare e ho trovato delle cose che sono talmente apparecchiate che dico: ma tu lo sai che hanno la faccia da culo di farla una cosa del genere? Quindi non mi sento di escludere niente. Alcuni cameo sicuri li so, sono tanti, hanno coinvolto attori che voi non avreste mai pensato di vedere nell'MCU. Ok. Però basta No Way Home. Non scadiamo più nel becero. Basta. Io l'ho adorato No Way Home. Io l'ho adorato No Way Home. Ho Ma visto proprio la faccia. basta cameo a cazzo di cane. Esatto. Allora, Basta. anche perché se diventa il nuovo trend dopo un po', cioè No. si Paolo. perde anche subito come si dice, la forza Paolo. Io già. Paolo, came... Allora, dei camei in Doctor Strange 2. Camei totalmente, spero, contestualizzati in Black Panther. Camei in Thor Love and Thunder. Camei in Secret Invasion. Camei in The Marvels. Camei in She-Hulk. E in She-Hulk più, anche di più. Camei in Moon Knight, se tutto va bene. Ma Pure oh. in Moonlight. Che cazzo. Se tutto va bene, anche in Moon Knight. Io già sento odore di Blade, di Cavaliere Nero, sta gente qua. Cioè. E qui sta diventando. Ho capito che si devono accelerare le Però cose. un attimo, camei in Però che spero senso? la Cioè, con nella contestualizzazione ma comunque. io Oh. Le preferisco. storie sono importanti, ragazzi. Le storie. Però su questa cosa, lo dico già, cioè, prendo Strange Multiverse Madness, ovviamente sono più preoccupato proprio per quel fatto là. Però se fanno in altre serie camei tipo come quello di Falcon in Ant-Man, il primo, cioè non è Ma allora, che. i camei vanno sempre contestualizzato. Il fanservice in questi prodotti è sempre esistito ed esisterà sempre. Il Certo. punto è che spero che non si crei una reazione a catena. Ma ci sarà Dottor Doom in Black Panther Esatto, Wakanda perché Forever? poi Ma la scusa un gente attimo. va per quelle e basta. Esatto, cioè io la prima cosa che... Scusatemi, io vi dico Black Panther Wakanda Forever. Voi pensate a Dottor Destino, la prima cosa che vi viene in mente. Comunque, tra parentesi, posso dire una cosa: per quanto No Way Home ha fatto scuola o altro, nel bene o nel male che sia, per me i camei in No Way Home sono perfettamente No, contestualizzati. no, no, Concordo, attenzione, concordo. attenzione, anch'io, anche quello di Charlie Cox a me è piaciuto tanto, perché il Ma vero voglio cameo dire, si può dire che quello, gli sì, è altri sono quello. proprio personaggi corposi, fanno parte Ma della trama. infatti, anzi, paradossalmente ti dico, sono talmente tanto, cioè mi è piaciuto talmente tanto come sono stati scritti Garfield e, cioè per quanto si può dire che la trama di Nuovo Uomo fa un po' acqua a tutte le Sì, parti, i no, loro mi personaggi sono no. piaciuti. Cioè, a No, 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 parte no, no. Sandman, Electro e quelli lì, ma Goblin e Octopus e i tre Spider-Man, ragazzi, sono scritti da Dio, ma Ma pure gli guardate che altri personaggi li concordo, contorto. a me mi hanno venduto quando Electro e Sandman parlano e si dicono: e io sono caduto di qua, e io sono caduto di là. Bisogna stare attenti a dove cadi, porco di Giuda. Che praticamente, ma sapete perché mi è arrivata perfetta? Perché prima di vedere il film avevo visto tutti i film di Spider-Man. E obiettivamente c'è sempre qualche povero Cristo che cade o finisce male. E quindi quella scena mi è arrivata precisa. Però ecco, non è che il film in sé ha fatto scuola. Parlo del chiacchiericcio, cioè il fatto del noi vogliamo il Daredevil di Cox. Minchia, l'hanno ottenuto il Daredevil di Cox. Pure il D'Onofrio, il Kingpin di D'Onofrio hanno ottenuto. Cioè il fatto di ascoltare tanto i fan. Voglio il Krasinski di Mister voglio il Fantastic. Mr. Fantastic di Krasinski. Ma scusa, ma noi poi prendiamo un altro attore per il Marvel Cinematic. Lo voglio No. e basta. E sono capaci che te lo fanno spuntare. Ecco, non voglio dare la colpa a No Way Home in quanto film, Viva ma in il quanto ai casting e fan nei in questa cosa che confronti di dice No Way Home. per questa cosa che dice Filippo, viva il casting di Robert Pattinson proprio al massimo, enormemente, proprio senza problemi. Ma tra l'altro una cosa, un'ultima cosa voglio dire su questo aspetto, poi se qualcuno ha qualcosa da aggiungere lo faccia pure, è la questione Deadpool, proprio sul fatto che, perché a me Deadpool non convince, perché è talmente, cioè, ha un target talmente diverso proprio su un altro punto, anche più del solito, perché tu unisci, non è che unisci solamente il sangue, metti pure le battute sessuali, uff, hai voglia. Però effettivamente, ora che ci penso, questa cosa l'hanno già fatta con Daredevil, perché ora, al di là di qualunque futuro ha il personaggio, non hanno fatto in tempo
fare a scrivere No Way Home. E guardate che questo è Daredevil di Charlie Cox, però non è quello della serie TV. Non hanno fatto quella cosa. Per un mese la serie di Daredevil è rimasta nella top 10 delle serie più viste dell'anno. Quindi tante persone, che magari anche minori, che non conoscevano, sono andate a buttarsi lì. Quindi non riesco neanche più a vedere la strategia su quel lato, perché secondo me la Marvel è talmente intelligente su quel punto che te la può rigirare in ogni modo, Certo. però non lo so su quel lato. Bene, ragazzi, qualcun altro ha qualcosa da aggiungere su questa questione? Gli è venuta in mente un'altra comparsa che vorrebbe avere, perché io ci butto pure Ghost Rider di Nicolas Cage senza problemi, così per una volta lo Poi, vabbè, io ci voglio Cicciolina, cioè alla fine. poi Io finisce ci la ma voglio Paolo infatti Innocenti. Sì, io ci andremo sì, ma proprio volentieri. che arriva fa una freddura e se ne va io lì Assolutamente. morto Sì, No, io lì bellissimo me ne sarebbe vado ma insieme a lui. Lui entra, fa una freddura, se forse ne va, la io me ne freddura vado contemporaneamente. c'è Con forse una Steve freddura c'è ma non la Rogers. fa Paolo No, io vado da Steve Rogers quindi e chi gli c'è l'uomo chiedo: dove ghiaccio abiti? Qual è il tuo cap? Sì. Quella minchia sarebbe questa mi è bella. arrivata pesante Quella sarebbe questa mi è arrivata ignorante, pesante Sì, sì, Questa sì. brutta mi è arrivata, Questa non porca mi di... serve! Non mi serve questa! Non Sì, oppure andare da Iron Man e chiedergli... Basta. No, vabbè, basta, basta. No, no, dai, ora lo Come dici. sarà il multiverso dai Tony Dark, no? Dai Tony Stark. Gianni, l'hai sentita già? No, Gianni, non l'ho Gianni, sentita! no, ora te la fai rispedire quella di Vittoria. Come sarà l'universo Marvel? Dai Tony Dark, no, dai Tony Stark. Come cazzo Basta. gli vengono? Io direi che... Bene, a posto, fatta. Va bene, arrivederci. Paolo, ti sei guadagnato uno dei posti migliori al mio prossimo best Ma of, te come lo ti fa dico. in mente? Tanto che chi è che hai detto che ci volevi l'Hulk di Ang Lee, no? Che ci volevi te? Di L'Hulk Eric di Ang Bana. Lee, sì, quello di Derek Bana. No, io ho detto, no, probabilmente però si riferisce al fatto che ho detto il Ghost Rider di Nicolas No, ma Cage. prima tu avevi detto l'Hulk Sì, di Eric sì, sì. Bana. Lì che con lui non ce lo vedrei proprio, però sono sincero. Secondo me... Sì, Non lo tutto so, fa brodo, ma dicono lentamente. pure Daredevil di Ben Affleck, io non ce lo vedrei mai, cioè, quindi poco. L'hanno contattato Daredevil di Ben Affleck. Cioè, Ben Affleck l'hanno contattato. No, Filippo, basta. Daredevil di Ben Questo è vero. Hanno contattato No, Daredevil, perché non prima Ben arrivava Affleck. Daredevil, non Ben Affleck. Che cazzo se ne frega di Ben Affleck? Cosa che fa Daredevil? No, poverino, povero Però Ben dove lo contestualizzeresti? Cioè, Affleck. Non ha nel senso, multiverso semplicemente. così un attimo Cioè, buttato? allora perché se no, io ho la possibilità di mettere dei camei che comunque al quartier generale degli Illuminati, vuoi anche di spalle, vuoi anche... però sempre contestualizzati agli Illuminati. Ma Daredevil. Anche Ghost perché Rider. tutto Cioè vede Ghost tranne la Rider, io luce. immagino Ghost Rider che passa con la moto, incendia il parquet degli Illuminati e Xavier che gli dice facete cazzo che sempre che passo con sta moto. Cioè scusa, ma non è contestualizzato, dai. Cioè, però la gente si vede come... è questo che dicevo prima. Ma il forte... Teorizzare, creare basi in rete, creare chiacchiericcio, sono capaci che nei reshoot, 2 mesi di reshoots, mica 2 settimane, 2 mesi, ma perché non l'hanno potuto chiamare Rick Bana per fare una performance capture o solo come Bruce Banner? Cioè, Ma pensateci. guarda, Ma poi chissà quanto perché ci ormai sono a guadagneranno, 90. 90. Me, oddio santo, per 2 minuti in un film Ma neanche. che poi non vorrei neanche veramente Rick Bana, io vorrei solamente vedere quell'Hulk e basta, perché io ci sono affezionato così. Ma guarda Paolo, in realtà ti dico, rispetto ad altri personaggi Hulk ce lo vedo di più, perché Hulk è un È che personaggio non che hanno fa... diritti però per farlo Però hanno andare. rovesci. Paolo, hai rotto il cazzo. Basta, basta, basta. Allora Ho rotto la concludiamo, tastiera, Paolo. concludiamo, Ma rompo, concludiamo, la concludiamo. rompo, questa è Dialogo, la... l'ultima, dialogo tra Hulk di Eric Bana e un dottor Strange ormai rimasto sul lastrico che gli chiede dei soldi e Hulk che risponde: no, sono al verde. Basta, direi che possiamo chiudere Ragazzi, e... rispetto alle altre, però questa, dai.
Questa era anche carina. Questa ti è piaciuta. Perché era ragionata quando mi... Era ragionata. Eh sì, pensa alle altre. Quella di Cap, quella di Cap mi ha distrutto l'anima. No, quella è stupenda. Paolo, io ti amo. Io ti amo, devi sapere che io ti amo senza problemi. Hashtag com'era la cosa? Non era... Fava di Paolo. Hashtag Fava di Paolo. Riprendiamolo che sarà ricordato per sempre. Dai, grande, angel, grandissimo. Ok. Bene, in tutto questo, mentre noi facciamo i nostri sogni più bagnati o più folli sui cameo dei personaggi di Doctor Strange, aspettando che il caro Sam Raimi ci tiri fuori una bella perla, però al di là dei cameo botte sega, cioè mettiamo altro, ecco, io voglio ringraziare le persone che sono venute qui a fare questa live, grazie a Paolone che non ha per niente fatto battute degne, non le ha fatte. Proprio. È stato un piacere essere qua, caro Andrew, e quindi nulla, sono pronto poi per una prossima diretta, perché poi la bellezza di parlare anche di cose di cui già abbiamo trattato altre volte nella scorsa settimana, però in ogni diretta nascono stimolazioni nuove, quindi bene così. Grazie dell'invito. Grande, grande Paolone, cioè perché tu in questa live, cioè io ho riso tanto grazie a te, ma se io ho riso, ho pasta anche. L'hai detta ieri, faceva schifo ieri, l'hai detta stasera anche peggio, e stasera fa veramente, ma proprio care il maiale, sì, ma sì, proprio sì. A spruto. Però, come lo dice, mi è arrivata dopo, a me mi è arrivata molto dopo. Ma ti voglio bene per questo. A me è arrivata prima che la dicesse, per dire, pensa un attimo. Io voglio farla solamente per vedere le reazioni. Ma perché lui, perché lui mi vuole emulare, no? Sì, perché, alla fine... perché tu sei troppo sexy, Paolo, per questo, devo essere ai tuoi livelli, per quello. Ma ecco. Se uno emulasse Chris Hemsworth, starebbe un emulator, basta, dai, le bimbe, ecco, di Gianni del 95. Meraviglioso. Vedi, come è finita trash questa live? Mannaggia. No, non è trash, è un po' kitsch, dai. Vabbè, quindi vuoi essere tipo come in Naso Robin, voglio essere Batman e Robin, bellissimo. Vabbè, ok. No, dico sul serio. Ok, quindi, signor Depots. Non ho fatto niente. No, niente. Assolutamente nulla. Mi piace. Saluta con la musichetta, dai, senti bello. Bene. Niente, che dire. Ti ringrazio per l'invito, però ti chiedo non invitarmi più con Paolo. Questo va a ridere, porca miseria. Paolo, tu ti rendi conto che ti sei guadagnato un grande podio per il prossimo best of del 2022? Lui pensa già al best of di fine anno, sai, da qui alla fine dell'anno, cioè... Vabbè, sarà diverso. Cioè, sarà solo nel però, best of il 90% saranno le freddure di Paolo. Ovviamente taglierò la mia freddura perché faceva troppo cagare, quindi questa senza problemi, ok? E signor... Si può migliorare. Signor Giovanni, da ringrazio... Ma stai finendo di salutare Debozzi, esattamente. Io stavo finendo di salutare Debozzi, non ho confuso Giovanni con Gianni. No. Stavo finendo di salutare Debozzi. Allora, carissimo Gianni, ti ringrazio tanto per esserti unito, ti ringrazio tanto per aver invitato in questa live le tue fan che ti vogliono bene sempre, perché anch'io sono diventato, io diventerò presidente di quel gruppo, e lo dico già, senza problemi, e quindi grazie per esserti unito. Grazie a te, è stato un piacere stare con voi, divertirmi con voi, e dai, ci vediamo alla prossima. Grande Gianni, e voglio ringraziare tanto Filippo per aver fatto questa visita a sorpresa, è stato bellissimo. Ma io intanto ti ringrazio per l'invito, mi dispiace di essere arrivato in ritardo, però comunque sono arrivato abbastanza per divertirmi un po' con voi, quindi dai, mamma mia, ma comunque Yellow certo, Submarine, a un certo punto un attimo, cioè, ma ti sta dicendo, ma non rompi, cioè, capisci, vedi la libertà delle donne, tu zitto e sottomesso, lui vuole fare, esatto, il presidente, ecco qua, dice, è arrivato Yellow Submarine, viva, vuole appropriarsi, no, ma io lo faccio perché Gianni mi sono innamorato, mi capito, ma non tutti possono essere presidenti del mio cuore.
Esatto. Wow, Gianni, a me basta che mi fai presidente di altro, io il cuore poi non è importante. Grandissimo, grandissimo Filippo, grandissimi tutti, ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito in live. Inoltre voglio ricordare, ragazzi, che giovedì sera faremo una diretta su Quarta Parete in cui parleremo degli effetti digitali paragonandoli agli effetti pratici. Vedremo un po' su dove dovremo lottare. E domani sera, inoltre, il buon Paolo farà una diretta su The Batman, a cui parteciperò anche io, grande Paolone. Quindi mi raccomando, ragazzi, seguite altre belle carine dirette. Inoltre sotto vedrete in descrizione tutti i canali delle persone che hanno partecipato. A breve metterò anche quello di Filippo. Ringrazio veramente tutti. Ah, sì, dai, per forza, dai, Filippo. Dai. E poi, Filippo, che vuoi fare? Ti stai vantando adesso? Che siamo troppo... Ma veramente al contrario, ma si sta ribaltando la situazione. Meravigliosi. E quindi, ragazzi, ci vedremo anche la prossima settimana con un altro fine giornale. E detto questo, do a tutti la buona notte. Ciao, ciao belli.